Partito? Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui, gli ospiti per aver accolto questo nostro invito per questo laboratorio su Don Giovanni e Faust e tutti gli uditori sia in presenza che online. Prima di tutto vorrei ringraziare l'Istituto Giuliano per gli studi filosofici. C'è un problema di connessione, sì. Per aver spronato, accolto e supportato l'iniziativa di questo laboratorio, attività che era partita sostanzialmente da un'idea di alcuni borsisti dell'anno 2020, c'è qui con me il dottor Max Bergamo, ma voglio anche preliminarmente salutare e ringraziare subito l'altra organizzatrice che in realtà è stata la prima promotrice e il vero spirito organizzativo di questo laboratorio, cioè la dottoressa Giovanna Luciano, che però seguirà e interverrà solamente online, nonostante ci tenesse moltissimo a essere qui, dato che per motivi di ricerca in Brasile, sta svolgendo un postdoc in Brasile e quindi non ha potuto raggiungerci. E per questo sono, diciamo, indegnamente al suo posto a presentare dal vivo queste giornate. Ora, prima di passare subito la parola ai relatori, devo permettere giusto due parole di presentazione di questo evento, per il quale, a noi coorganizzatori, dell'Istituto è piaciuto molto la definizione di laboratorio. Innanzitutto per la forma di questo pomeriggio. L'idea è stata infatti, da un lato, quella di favorire un dialogo tra discipline e punti di vista diversi sul tema. Appunto sentiremo dalla storia della letteratura, storia del melodramma, prospettive di tipo estetico, di tipo filosofico, di tipo storico, storico-religioso e cristianistico in particolare, e dall'altra l'idea è stata quella di accostare coraggiosamente, vorrei dire, le relazioni e gli studi di quelli che mi permetto di definire, insomma, maestri, o comunque punti di riferimento assoluti della ricerca alle ricerche di studiosi, appunto come noi, accademicamente più alle prime armi, più giovani, borsisti o ex borsisti dell'istituto, però appunto nel rispetto, e questo mi pare insomma di doverlo sottolineare, dello spirito dell'istituto, del dibattito aperto e informale che lo caratterizza, anche per l'incentivazione e la promozione dello studio, insomma, e della ricerca di studiosi giovani e borsisti. Quindi in questo senso è una maniera per ringraziare anche nuovamente l'Istituto per questa opportunità. Ora, relativamente al tema che abbiamo scelto, è probabilmente inutile e superfluo qualsiasi parola diciamo, di introduzione sulla rilevanza e la centralità di esso, per cui voglio lasciare immediatamente la parola ai relatori. Mi preme solamente notare che la scommessa è stata l'idea che l'accostamento, il dialogo tra queste due figure potesse permettere di far meglio emergere alcuni punti nodali comuni della loro interpretazione. Penso per esempio alla questione della loro genesi storica e soprattutto al loro ruolo nell'autointerpretazione dell'uomo moderno e come infatti specifica il titolo che abbiamo dato a questo seminario. L'idea è stata quella di evidenziare come queste due figure, che sono al contempo distinte, persino opposte, ma comunque gemelle in qualche modo, abbiano messo in forma, nella forma appunto immaginativa del mito e della letteratura, aspetti che però sono cruciali, rilevantissimi, della autorappresentazione dell'uomo moderno, che chiamano inevitabilmente in causa sia un approccio interdisciplinare, come sottolineavo all'inizio, ma anche un'interrogazione filosofica di questioni ineludibili da un punto di vista anche storico, come quello, il significato, il senso dell'autoaffermazione dell'uomo moderno, ossia dell'affermazione come difesa e legittimità del desiderio sensuale, del desiderio di conoscenza da parte dell'uomo moderno e come questa questione incroci il tema del rapporto appunto con la tradizione cristiana, del cristianesimo, le categorie della razionalità occidentale e via dicendo. Proprio per questo il filo delle evoluzioni, delle interpretazioni di queste due figure, le loro trasformazioni, le loro
continue maschere è forse lo specchio migliore dove si riflettono in maniera indiretta, vorrei dire quasi inconcettuale, però le diverse interpretazioni della modernità e dell'uomo moderno. Ma lascio immediatamente la parola ai nostri relatori, per questo mi accingo subito a presentare il primo intervento, che subito ci introdurrà in medias res, per così dire, perché non era possibile evidentemente per parlare, per iniziare a parlare di Don Giovanni, di non partire dal capolavoro di Mozart da Ponte, per la sua inesauribile potenza con la quale ha espresso perfettamente, Kierkegaard diceva appunto che l'unità perfetta di essenza, idea del mito e forma in cui è rappresentato. E per questo vorrei presentare molto brevemente, appunto nello spirito un po' informale dell'istituto, passare la parola subito alla prima relatrice, che ringrazio moltissimo per aver accettato il nostro invito e che presenterà la sua relazione online, ossia la professoressa Daniela Goldin-Folena, già professoressa ordinaria di filologia medievale umanistica e storia del melodramma presso l'Università degli Studi di Padova. È studiosa che spazia in lungo e largo su tantissimi ambiti della storia della letteratura italiana ed europea, ha pubblicato vari saggi sulla letteratura mediolatina, sul rapporto tra letteratura e arte figurativa dal Medioevo all'Ottocento, su Petrarca, su Boccaccio, sul problema della traduzione in Italia e in Europa, ma in particolare per ciò che riguarda più da vicino il nostro tema, è tra i massimi esperti del melodramma e della librettistica italiana tra 600 e 900, nonché appunto sul rapporto del melodramma italiano con il teatro europeo, e nello specifico ha molto scritto su Da Ponte, su Don Giovanni e su Mozart e sull'opera italiana attraverso Da Ponte. Potrei appunto ricordare alcuni saggi: Don Giovanni, un grande personaggio per un testo comico, ancora Mozart, Da Ponte, il linguaggio dell'opera buffa. Per brevità voglio limitarmi a ricordare ulteriormente in particolare due volumi della professoressa. Il primo, che si intitola La vera Fenice, librettisti e libretti tra 7 e 800, edita da Einaudi, e anche Verdi und die deutsche Literatur, Verdi e la letteratura tedesca, scritto insieme a Wolfgang Ostorff presso Lauber. Allora, l'intervento di oggi è intitolato Antico e moderno del Don Giovanni di Mozart da Ponte, e passo immediatamente, ringraziandola ancora, la parola alla professoressa Goldini. Allora, io ringrazio perché questo invito mi ha fatto uscire da un penoso torpore di lockdown e ho recuperato anche la data in cui vi siete fatti vivi, e certo io ho accolto con entusiasmo questo invito. Volevo cominciare con due esempi mozartiani e mie esperienze personali. Per ragioni di tempo ne parlo solo di uno recentissimo, l'esecuzione poco tempo fa a Padova da parte di un gruppo dell'Orchestra di Padova del Veneto, una bella esecuzione dell'Adagio e Fuga di Mozart del 1788. Allora lì si poteva osservare l'accostamento di questa forma estremamente codificata, antica, appunto la fuga, con che Mozart così eccezionalmente, genialmente, associava alla progressione dell'intensità del suono, che passava dal suono chiaro appunto dei violini per arrivare sempre a toni più scuri delle viole, dei violoncelli e infine dei contrabbassi, che esponevano per ultimo il tema principale. L'effetto era quello di una progressiva drammaticità che da una parte ci faceva sentire nel clima del nostro Don Giovanni, dall'altra ci immergeva in una modernissima e cupa atmosfera, per così dire pre-maleriana o perlomeno pre-bramsiana, del Brahms del Deutsches Requiem. E insomma, l'antico e moderno del mio titolo potrebbe essere inteso anche come presente e futuro o tradizionale e innovativo rivoluzionario. È un binomio apparentemente antitetico, ma nel caso di Mozart è propriamente complementare, perché in Mozart non ci sono novità o invenzioni proiettate nel futuro che non partano dal confronto con l'antico, e non c'è recupero della tradizione antico che non sia per lui passibile di trasformazione, che non porti a sviluppi moderni. Vero che complessivamente Mozart certo aveva una buona educazione musicale, ma il suo passato era sempre un passato recente. Cercheremo di focalizzare quei due elementi nel Don Giovanni, ricordando fin da subito che i due coautori
Mozart e da Ponte, di quelli inerbabili e capolavori, hanno tanto in comune, ma anche tanto di diverso tra loro, pur condividendo uno straordinario senso del teatro e un infine, ancor più affine, istinto spirito agonistico. Il nostro Don Giovanni nasce da sollecitazioni genericamente artistico-culturali e insieme da sollecitazioni o convenienze commerciali, alle quali ultima era particolarmente sensibile, spesso con scarsi risultati, in primis il librettista. Ai tempi, agli occhi, alle orecchie di Da Ponte e di Mozart, il tema e soprattutto il soggetto del Don Giovanni erano veramente antichi, facendoci risalire al 600, col confusionario, caotico, improbabile negli anacronismi e nelle sovrapposizioni di luoghi fatti lontani, sovrabbondante, dispersivo fino al disorientamento, Burlador de Sevilla di Tirso di Molina, per arrivare di lì, precisando la propria fisionomia anche attraverso grandissimi drammaturghi come Molière e Goldoni, arrivando ai mesi della più fruttuosa collaborazione dei nostri due autori. In mezzo, e decisivo per la nostra opera, la Don Giovanni mania, che invase, come ci ha spiegato un bellissimo saggio Thomas Volek, invase soprattutto dai primi decenni del Settecento la piccola Praga, la cui nobiltà marginale voleva rivaleggiare in iniziative teatrali e musicali con la grande Vienna. E ancor più a ridosso della nostra opera ricorderemo la fortuna di Don Giovanni come protagonista di opere comiche proprio a Venezia, dove lo stesso Da Ponte aveva maturato le proprie aptitudini teatrali, ma che alla fine degli anni Ottanta del Settecento era socialmente e culturalmente, nel senso lato del termine, lontano dalla Vienna dove risiedevano i nostri due autori. Torniamo all'occasione del Don Giovanni mozartiano, più volte scritto, che tutto nasce dallo straordinario successo delle Nozze di Figaro, sempre di Mozart da Ponte, proprio a Praga nel 1787, con la conseguente e immediata commissione di un'opera nuova dello stesso compositore da parte di quella città. Nella scelta del soggetto Don Giovanni si realizzava felicemente il fiuto imprenditoriale di Da Ponte, che aveva visto da vicino la fortuna e la familiarità del pubblico praghese con quel testo, e insieme si dava libero sfogo al condiviso dai due autori spirito agonistico, perché non bisogna dimenticare che il plot, la sceneggiatura, la drammaturgia del nostro dissoluto, punito o Don Giovanni erano già tutte incredibilmente predisposte nel convitato di pietra, ossia Don Giovanni, di Giuseppe Gazzaniga e Giovanni Bertati. Dato a Venezia pochissimi mesi prima del nostro Don Giovanni, l'opera non era, il Don Giovanni di Gazzaniga non era neppure un'opera, ma l'atto secondo, distribuito in due scene, di un'opera intitolata Capriccio drammatico. Qualcosa di simile a Anna Nasso. L'opera di Gazzaniga era dunque per i nostri due autori un'imperdibile occasione di un faccia a faccia tra librettisti e compositori, un'occasione con cui ora possiamo individuare lo stretto legame tra antico e moderno in quella straordinaria opera. E partiamo proprio dal plot, dalla drammaturgia, cioè dalla coscienza drammatica che sta alla base del Don Giovanni mozartiano e da Pontiano, per evidenziare il balzo in avanti culturale e artistico della nostra opera. Qui non possiamo non dare la precedenza al librettista, che certo aveva maggiore familiarità del compositore con la tradizione letteraria e teatrale del soggetto, cresciuto in modi e con esiti diversi in un orizzonte sostanzialmente romanzo, anche se pure sulle scene tedesche, quel ribelle ma pur sempre nobile personaggio era circolato e circolava ai tempi dei nostri due autori. Quello che dobbiamo a Da Ponte è una straordinaria capacità di sintesi dell'intera, comunque della più importante tradizione dongiovannesca, che gli permette di recepire il fondo comune a quel patrimonio teatrale basato su un'azione, anzi su diverse azioni, che si svolgono in un orizzonte geografico e sociale, almeno onomasticamente, perché anche i nomi propri sono indicativi non solo dei luoghi, ma anche della qualità delle persone,
Dunque è variato questo mondo. Il nome del servo, per esempio, di Don Giovanni è di volta in volta Sganarelle, Bognolo, Pasquariello, fino al nostro Leporello. Colpisce la prevalenza dei nomi con suffisso ello, un diminutivo affettivo che ha di per sé lievi sfumature comiche. Il salto di qualità da quei drammi al nostro capolavoro si spiega prima di tutto col fatto che Da Ponte aveva, come si dice, passato le acque nel saluberrimo e miracoloso bagno o terme Goldoni, cioè aveva assimilato come pochi il modello del drammaturgo veneziano, gran maestro peraltro dello stesso Mozart. Perché se è vero che il modello goldoniano aveva già messo piede nel mondo del teatro parlato, non era così nel mondo del teatro musicale, nonostante le goffe imitazioni del suddetto Giovanni Bertati, prolifico librettista, e anche del Don Giovanni Casaniga. Credo di essere stata la prima nei lontanissimi anni 70 del secolo scorso ad aver accostato i nomi di Da Ponte e Goldoni. Il risultato è che rispetto all'antico o tradizionale melodramma don giovannesco, l'opera di Mozart merita la qualifica di moderno per un'inedita coscienza della funzionalità delle scene, delle singole scene, e soprattutto per un nuovissimo senso del ritmo teatrale, dove non esistono pause che interrompano la tensione drammatica, come invece avveniva fino al passato recentissimo nelle opere contemporanee, dove vere e proprie pause dell'azione erano per esempio i cantabili, e in particolare le arie, mentre invece i cantabili del Don Giovanni da Pontiano Mozartiano sono momenti necessari all'azione, o perché descrivono un personaggio e la sua funzione all'interno dell'azione drammatica, o perché servono da collegamento tra una scena e l'altra anche nella loro componente musicale, melodica e ritmica. Insomma, una modernissima coscienza e prassi della funzionalità teatrale appresa sostanzialmente da Goldoni e che sarà poi realizzata al massimo, a mio parere, nelle opere di Giuseppe Verdi. Ricordo che proprio il Don Giovanni di Mozart da Ponte, insieme con il teatro completo di Shakespeare, tradotto da Carlo Rusconi, costituivano i livre de chevet del compositore di Busseto. Si pensi, per tornare al nostro Don Giovanni, allo straordinario recitativo drammatico di Don Nanna, che racconta a Don Ottavio il tentativo di stupro riuscito, secondo Verdi, da lei subito da parte di Don Giovanni, entrato furtivamente con l'inganno nella sua stanza. Quell'episodio si presenta apparentemente come un esempio, sia pure altissimo, alla maniera di Mozart, di recitativo e aria da concerto, quali eseguivano le star della scena musicale del Settecento, come l'amatissima da Mozart, Aloisia Weber, sua futura cognata. Ma non c'è nulla di statico in quella scena recitativa, che diventa una narrazione in musica tanto più drammatica per le continue banalissime interruzioni dello stupito Don Ottavio, che però sono funzionali all'interazione drammatica, facendo emergere la figura di Don Giovanni nella sua complessità e nello stesso tempo giustificando il successivo atteggiamento, per alcuni un po' ambiguo, di Don Nanna nei confronti del suo volontatore, anzi complicando il panorama umano e sociale dell'opera, dando poi a ciascun personaggio motivazioni distinte del comune desiderio di vendetta o di punizione del dissoluto. Sempre sul piano generale dell'invenzione melodrammatica, non va però dimenticato un altro elemento di novità e di modernità del nostro Don Giovanni, anticipate del resto dalle nozze di Figaro della stessa coppia da Ponte e Mozart, cioè i concertati. Mai nessuno prima di loro era riuscito a realizzare per il teatro musicale, a parte i finali, scene d'insieme in cui il dialogo recitato e cantato contemporaneamente da più personaggi, ben oltre cioè i rari duetti che soli si trovano nella tradizione operistica precedente, dunque cantando contemporaneamente mantengono la rispettiva individualità linguistico-musicale proprio come in una conversazione o discussione. Ma la modernità del nostro Don Giovanni
così diverso da quanto si era fino ad allora prodotto intorno a questo oggetto, è conseguenza dell'assoluta modernità del protagonista. Nonostante le sue origini antiche, il Don Giovanni di Mozart da Ponte è figura inedita nel panorama musicale di fine Settecento per il suo carattere, per le sue azioni e soprattutto perché finalmente vero protagonista, figura cioè ben distinta da tutti gli altri personaggi. Vale a dire, ripercorrendo la storia e il viaggio di Don Giovanni attraverso almeno due secoli, tralasciando per il momento Molière e Goldoni, non si può non notare che il Don Giovanni della tradizione pre-mozartiana è per lo più personaggio tra i personaggi, occasione o pretesto per scene buffe, spesso paradossali. Esemplare da questo punto di vista e abbastanza a ridosso cronologicamente e geograficamente della nostra opera è il caso della Pravità castigata, eseguita a Praga nel 1724 e poi ripresa almeno a Brno nel 1730, che sotto quel titolo moralistico proprio della tradizione buffa settecentesca nasconde il soggetto don Giovannesco. Nulla sappiamo dei suoi coautori, musicista e librettista, anche se ho visto che Wikipedia hanno accettato la mia attribuzione ad Antonio Denzio, ma ne abbiamo il libretto completo e in apertura tutti i nomi che componevano il cast e con le mutazioni di scena ben spiegate, il che ci fa pensare, dati anche quei nomi reali degli interpreti che comprendevano quelli di una vera e propria famiglia di cantanti imprenditori veneziani, appunto i Denzio, da tutta l'opera intrisa di venezianità, fa pensare che a quell'altezza un soggetto tanto popolare poteva essere realizzato come puro spettacolo, occasione di esibizione di cantanti attori girovaganti, tramite di quello come di altri soggetti alla page e comunque familiari al pubblico e come tali destinati al suo puro successo. Nella Pravità castigata succede di tutto. I personaggi sembrano rispondere piuttosto alle esigenze dei singoli attori, pronti a ripetere i loro ruoli con le loro battute obbligate, quasi fossero aria da baula, certo dotati di una loro professionalità. Il tutto in funzione rigorosamente comico, cioè d'opera buffa. Basti pensare alla prima scena, secondo tradizione ad un unico personaggio, il servo bognolo di Don Ottavio, che si lamenta, anche in questo secondo tradizione, si lamenta contro il non generoso e ingrato padrone che l'ha obbligato a trasferire la sua gondola a Napoli, dove si svolge l'azione, e Bognolo è disorientato dall'oceano mare così diverso dagli stretti canali veneziani, tanto più rassicuranti per lui. Nella Pravità castigata, Don Giovanni si confonde con tanti altri personaggi, per certi aspetti ridondanti, che hanno ruoli sovrapponibili. Il nostro Don Giovanni svetta per modernità su tutti i suoi predecessori, perché portatori, direi persino, di una nuova ideologia. E se proprio dobbiamo accostarlo a un personaggio goetiano, direi che il Don Giovanni di Da Ponte, prima che di Mozart, ha più affinità con Mefistofele che con Faust, per la sua attitudine ironica, di un'ironia vicina al cinismo, per battute e atteggiamenti che potrebbero rivelare un delirio di onnipotenza e soprattutto per un'inedita, almeno per le scene musicali, aspirazione alla libertà, davvero libertino. Nell'invito alla prima festa organizzata nel suo palazzo, il nostro personaggio parla appunto quasi come libertino, non tanto per l'esclamazione «Viva la libertà!», una libertà ripetuta più volte e ripresa dagli altri personaggi in scena, ma per le parole immediatamente precedenti, segno apparente di un desiderio di uguaglianza universale, di un inatteso interclassismo. Canta Don Giovanni, è aperto a tutti quanti, viva la libertà. A conti fatti però, quelle parole non sono molto credibili, fatte cantare e pronunciare da autori, da Ponte e Mozart, che mai hanno manifestato in tutta la loro esistenza istanze libertarie o simpatie rivoluzionarie.
Come ci dicono gli storici, per esempio, anche i versi che Da Ponte aveva scritto nel 1780 e pubblicato nel 1788 con i suoi saggi poetici, metteva nel pensiero che questa se repubblica comune e che la sede tutti e di nessun, parlando di Venezia. In realtà questi versi sono un'apologia della nobiltà media veneziana, non un inno rivoluzionario. Ma il suo Don Giovanni è certo un nuovo spirito libero, che basa i suoi successi sulle proprie capacità camaleontiche, fondamentalmente laico, libero da ogni scrupolo morale, pronto a morire o meglio ad essere dannato proprio in nome della propria indipendenza e libertà. In questo Mozart segue il librettista da par suo, ma ci si chiede anche se queste attitudini e questi comportamenti coscientemente e modernamente amorali siano solo una conquista dei due artisti. Si è detto dei relativi debiti loro nei confronti dell'intera tradizione dongiovannesca, o perlomeno delle suggestioni che su loro avevano operato autori contemporanei, Gazzaniga, Righini, eccetera, ma l'eccentricità e l'eccezionalità del carattere e del comportamento del Don Giovanni nato con le parole di Da Ponte, con le note di Mozart, ha un precedente inconfondibile nel Don Juan di Molière. Personaggio profondamente barocco, e chi l'ha visto in tempi molto lontani non potrà dimenticare la splendida interpretazione di Franco Parenti. Quel personaggio di Molière è un miles gloriosus, anche se combattente virtuale, ormai proiettato su un piano erotico, tanto da lasciare in uno sfondo indefinibile la sua componente nobiliare e personalmente di combattente valoroso che qua e là traspariva anche nei primi testi dongiovanneschi a partire dal Burro de Siviglia. Anche all'interno della produzione di Molière, la figura di Don Juan, secondo me, si staglia con la prepotenza di un personaggio shakespeariano. Come da tradizione classica, cioè della commedia classica latina, la commedia di Molière si apre con lo servo Sganarelle che, dopo aver elogiato il tabacco, come Arlecchino avrebbe elogiato il cibo, presenta al suo simolo Gusmont, servo di Elvire, presenta il suo padrone in termini così negativi da farlo somigliare a un vero e proprio anticristo. Mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté, un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni enfer, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, un pouceau de piqûre, un vrai satanapale. Come nell'opera buffa, certo nell'opera buffa nessuno avrebbe descritto così il proprio padrone, se non altro per un certo opportunismo. Ma qui, al di là del ritratto di un senza Dio, e si noti la bella climes inversa, il cielo, l'inferno e il lupo mannaro, un ritratto di un immorale, di un dissoluto, di un pravo, come lo definiranno poi le opere del Settecento, si intravede anche la figura di un personaggio libero, laico, indomito, che ha perfino modelli classici, paragonato com'è a un porco epicureo, a Sardanapalo. Tanto che lo stesso Sganarelle dirà poco dopo che solo l'ira celeste potrà fermare e soffocare quell'uomo, il fuoco le courroux du ciel l'accable quelques jours. E già qui si intravede il mondo sfrontato, orgoglioso, libero, indipendente, eppure gioioso, con cui il nostro Don Giovanni tenterà di opporsi all'invito a pentirsi fatto dal commendatore dall'aldilà, a differenza che nel finale di Molière, dove Don Juan dà la mano al commendatore senza alcuna resistenza, venendo subito inghiottito senza parole dall'inferno. Troviamo in quelle battute di Sganarelle un primo catalogo che qualifica il protagonista nei suoi comportamenti e nelle sue idee, ma a questo si aggiunge un piccolo catalogo che ne fotografa le propensioni sentimentali e insieme erotiche da sposo compulsivo, a detta ancora del servo, un épouseur à toute main. Dame, demoiselle, bourgeoise, paysanne, il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. Siamo certo lontani, sia dalla lista di Bertati che dal catalogo di Da Ponte, ma è interessante che già Molière
proceda per giustapposizioni asindetiche, come nei cataloghi successivi di categorie anagrafiche sociali, dame, demoiselle, diciamo signora, signorina, bourgeoise, paysanne, borghese, contadina. Ma è interessante la conclusione iperbolica del ragionamento di Sganarelle: si je te disais le nom de toutes celles qui l'a épousé en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir. Versi singolarmente vicini a quanto Mozart scriveva il padre preoccupato che sbagliasse nella scelta di una moglie. Scrive Mozart a Leopold: se avessi sposato tutte quelle a cui ho fatto la corte, avrei 100 mogli. Questo per dire che tra compositore e librettista avevano abbastanza esperienza personale e letteraria per non aver bisogno dei suggerimenti di Casanova per inventare il loro Don Giovanni melodrammatico, come invece sostengono alcuni. Nel dialogo successivo tra Sganarelle e Don Juan troviamo poi espressioni pronunciate dal protagonista che sono un'auto-apologia affine a quella con cui Don Giovanni vanta la propria generosità affettiva, trasformando i suoi tradimenti in desiderio di non fare ingiustizia e di non privare tutte le donne del suo incontenibile affetto che si vorrebbe lui riservasse ad una soltanto. Non c'è dubbio, insomma, che il nostro Don Giovanni abbia dei debiti verso l'antico Don Juan, ma trasferito sulle scene musicali del Settecento, il nostro protagonista si arricchisce di sfumature nuove, riesce ad esprimere con meno parole la coscienza del proprio carattere, del suo buon naturale, del suo fertile talento, della sua inventiva, o meglio della sua capacità di divertire, cioè distrarre a proprio vantaggio i vari interlocutori o antagonisti in scena. Accetta anche con souplesse che gli ostacoli con cui il diavolo proprio quel giorno si diverte a vanificare i suoi progetti erotici. Per questo potremmo dire, anzi, che più che punto il nostro punito, il nostro dissoluto e frustrato, perché tutte le sue imprese amorose, dall'inizio alla fine, vengono regolarmente interrotte. Un personaggio complesso, insomma, quale non si era mai visto prima. Vorrei dire due parole sul fatto che alcuni sostengono che il Don Giovanni sia un'opera insieme comica e tragica, in questo sostanzialmente ingannati dall'etichetta del libretto che dice dramma giocoso. In realtà quell'etichetta è comune a tutti i libretti di Da Ponte, tranne le nozze di Figaro, e vuol dire semplicemente, letteralmente, dramma, cioè testo teatrale di genere buffo, giocoso. Semmai io non vedo tanto di tragico, semmai direi che c'è qualcosa di sinistro, di minaccioso, come si sente bene all'inizio, non l'avvertire, certo anche alla fine. Qualcosa, diciamo, che mi ricorda, facciamo un bel saldo, la poesia di Nietzsche intonata da Mahler nella sua terza sinfonia, O Mensch, Gib Acht, che poi continua con quel tief, tief, che sottolinea e intona proprio il senso dell'ignoto, dell'aldilà ignoto. Comunque tutto questo io vorrei concluderlo con un unico esempio che dà il senso che a me anche un dettaglio possa dimostrare ed esemplificare questa convivenza di antico e moderno, anzi questa proiezione dell'antico nel moderno in Don Giovanni, in Mozart in particolare, ma anche nel suo Da Ponte. E questo esempio lo propongo con l'accostamento del catalogo. Certo, l'opera più famosa l'aria più famosa del Don Giovanni, ma come vedete, ecco, scusate, devo condividere, ditemi se sbaglio, condivisione, mi chiedo se tutti vedano questo testo. Si vede? Per cui devo ringraziare. Allora, la prima, il mio primo scopo è quello di
dimostrare che non si può ascoltare una musica che intona un testo senza conoscere il testo, che si può capire esattamente quella musica solo leggendo e conoscendo le parole sulle quali solo è nata quella musica. Qui poi è il catalogo del che poi se avete voglia, se c'è tempo, vorrei anche fare ascoltare con l'aiuto del preziosissimo Ludovico Battista, che si è preoccupato di rendere possibile questo ascolto. Ma intanto anche solo a guardare questo testo, vedete come anche visivamente compare, si vede la differenza tra i due cataloghi. Da una parte non c'è che dire, sono testi vicinissimi. Non c'era sta prima, questo a sinistra è il testo di Bertati, Giovanni Bestati, per la musica di Giuseppe Gazzaniga, che comincia con il due, diciamo, con il recitativo a due tra il servo Pasquariello e la donna Elvira, tradita come tanto. E qui compare la parola lista, che è importante. Allora, visivamente cosa si nota? Si nota che ha delle ripercussioni nella musica, si nota l'isoritmia, la metrica uguale per tutta l'aria, sono tutti ottonari nell'aria di Bertati. L'ottonario è la figura, diciamo, buffa, per la misura metrica buffa per eccellenza, perché è un ritmo molto facile, così diciamo simmetrico, e questa isoritmia o isometria, come si dica, è già indicativo di come sarà la musica. E guardate invece la differenza. Da premettere, leggo il recitativo che introduce quest'aria. Leporello dice a Donna Elvira: e consolate, non siete voi, non foste, non sarete nell'ultima. Guardate, questo non piccio il libro, è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimone di sue tonnesche imprese. Ma io vi ho voluto citare questo recitativo perché i primi due versi sono una citazione esatta del Decameron di Boccaccio. Non siete, non sarete, non siete l'ultima. Dunque, ora, questa anche visivamente è importante vedere la differenza tra i due testi. Qui abbiamo subito, si nota, la differenza della misura del verso. Si passa dalla prima parte, che è tecnicamente un decasillabo anapestico, che è anche la misura del verso marziale, madamina, il catalogo è questo, della bella che vuol padron mio, e potrei rinviarvi ai cori verdiani, Firidesti, Leon di Castiglia, ecco, è di genere sostanzialmente appunto un metro marziale, diciamo così, che poi passa invece all'ottonario, però non si limita, anche se il verso nella seconda parte è sempre lo stesso, la musica di Mozart è variatissima perché segue anche, diciamo, le fasi di questo elenco, non sono messe tutte allo stesso modo, anche l'elenco delle categorie sociali anagrafiche hanno una... un ruolo particolare e distinto. Devo premettere che questa è la chiara spia che il Don Giovanni viene dato a Prato, dove aveva avuto un grandissimo successo nelle nozze di Figaro, perché lo stesso Mozart che racconta al padre questa peste, che successo ha avuto la mia opera, il giorno dopo tutti cantavano non più andrai farfallone amoroso. Ecco, anche quell'aria cantata da Figaro, che così prende in giro Cherubino, che è inviato al fronte per punizione dal conte, anche quell'aria lì, che aveva avuto tantissimo successo a Praga, è costruita esattamente come il catalogo. Una prima parte in decasillabi anapestici, lì anche per parodicamente particolarmente indicati, no? Nel caso delle nozze di Figaro, non più dai farfallone amoroso, notte e giorno di tonno girando, eccetera, eccetera, e poi continua anche quella con gli ottonari. Dicevo, dal punto di vista del testo, la cosa che colpisce è che, vedete, tutti e due sono, puntano sulla quantità, sono elenchi numerici. Nella prima parte
Leporello insiste sul numero delle conquiste distribuite geograficamente, esattamente come il povero Bertati, dall'Italia all'Alemagna vengono scritte 180, della Francia e della Spagna ve ne sono non so quante, tra madame, cittadine, artigiane, eccetera, eccetera, perché basta che sia femmina per doverle amoreggiare. Guardate anche qui il salto della sensibilità letteraria di Da Ponte, che viene perfettamente interpretata da Mozart, in quella chiusa dell'aria. Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, pur che porti la gonnella, voi sapete quel che fa. È proprio lo stile allusivo, ironico, che è tipico di tutta la scrittura librettistica, direi sì di Da Ponte, ma perfettamente d'accordo con Mozart. Pensiamo al Così fan tutte di Respina, che dice al vecchio Don Alfonso: ha una fanciulla, un vecchio come lei non può far nulla. Non ha niente di volgare questi versi, però dicono moltissimo. L'altro punto che vorrei sottolineare del salto culturale, ideologico, non so cosa dire, insomma, l'abisso che divide questi due testi, guardate il finale. Vi dirò che li ama tutti, che siano belle che siano brutte, delle vecchie solamente non si sente ad infiammar. Risulta un Don Giovanni banalissimo. Qual è il seduttore che va a sedurre una vecchia? Ebbene, guardate qui la profondità della descrizione invece di Da Ponte. Delle vecchie fa conquista per il piacere di porle in lista. Questa conquista diventa un aspetto, e poi, ma passion predominante, è la giovine principiante. Io ho parlato di tono sinistro, minaccioso, non tragico. Ecco, proprio in questo punto, dopo questo elenco, questo catalogo così gioioso, qui la musica è come si fermasse. E sono versi che Leporello intona su un'unica nota, anche quel per il piacere di porle in lista, sembra quasi una condanna, è un fatto puramente quantitativo allora la seduzione, l'attività erotica, ma ancor più sinistra quella passion predominante è la giovine principiante, la vergine, ecco, non si picca se si è ricca. Quindi io inviterei, se c'è tempo, almeno ad avviare l'aria di Gazzaniga, dite voi se c'è tempo, perché io ci ho messo tanto, ma abbiamo anche cominciato. Però vorrei almeno, quello che resta, se è possibile, almeno dare l'idea di che cos'è l'intenazione di un testo da parte di Gazzaniga e quella invece di Mozart, magari passando, se si riesce, anche a questa parte finale. Perfetto, grazie professoressa. Deve però chiudere la sua condivisione, così la facciamo partire. Sì. Ecco, adesso facciamo partire. Pasquerello puramente ripetitivo, un ritmo che continua. Sentite, vi dirò, siccome... Non confonderti! Poi no, non è pericolo. Siccome io dico che Alessandro il Grande... E che c'entra Alessandro? C'entra! E statevi chetta. Siccome io dico che Alessandro il Grande non era già mai saggio di fare... Però io ricordo una traccia che cominciava già col catalogo. Cento spose e cento, saggio non ne saria né mai contento. Egli è il grande Alessandro delle femmine, onde per fare le sue amorose imprese, spesso spesso cambiar suol di paese. Voi volete averle in vista, ecco signora mia, questa è la lista. Ecco. Mm.
dall'Italia, e ne ho scritte cento e tante, della Francia e della Spagna, e ne sono non so quante. Fra madame e cittadine, altegliani contadine, cameriere e padre, perché basta che sian pelle, per poverli amoreggiar. Vi dirò che un uomo tale si attendesse alle promesse, si attendesse alle promesse, che il marito universale, universale, un dia freddia di diventar, un dia freddia di diventar. Vi dirò che le amatine che sian belle, che sian brutte, le vecchie solamente, solamente. Fermiamoci qui, Lodovico. Fermiamo a questa. Ecco, perché volevo sottolineare, come vedete, l'isometria dell'aria di Bertati si traduce in una isoritmia della musica, è tutto uguale, così un senso di accelerazione, ma il ritmo è sempre uguale. Anche nella partitura la differenza invece dinamica, gotica dell'aria di Leporello è indicata con allegro la prima parte e andante la seconda, con un'accelerazione nella seconda parte che non ha niente a che vedere con quello che abbiamo sentito prima, pur essendo sempre lo stesso tonario, ma variatissima l'aria, perché per ogni quartina o per ogni strofa c'è una conclusione diversa. Allora direi, partiamo anche perché, sì, perché ho voluto che Ludovico scegliesse questa esecuzione di Ildebrando d'Arcangelo, che è bellissima certamente, è diretta da Muti, ma come vedete, giustamente non ricordo chi è il regista, ma se vedete il costume di Leporello è quello di un arlecchino, perché effettivamente anche Mozart concepisce questo Leporello come una specie di arlecchino. Proviamo un po', anche magari andando, andiamo pure. Madonna, veramente in questo mondo concessi a cosa quando anche qui bisogna bello sentire un po' di recitativo. Non è tondo. Sciagurato, cose del mio amor, gioco ti prendi a voi. Antonacci, credo. Vieni con fuggì, mese da me, dove, in qual parte? E lasciate che vada. Egli non merita che di lui ci pensiate. Scelerato, non mi tradì. E consolatevi, non siete voi, non foste, non sarete nella prima, nell'ultima. Guardate. Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimon di sue donnesche imprese. Madamina, il catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio, un catalogo gli è che ho fattivo. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia e Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, 1003, 1003. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, da contessi baronesse, marchesine, principesse, che fanno di ogni grado di parma di età, con di parma con di età. In Italia, 640, in Romagna, 231, 100 in Francia, in Turchia, 91, ma in Spagna, ma in Spagna sono 1003, 1003, 1003, ma fra queste contadine, cameriere e cittadine,
Mai in musica si era sentito un'allusione, un ammiccamento simile, la complicità, insomma, che si cerca. E credo che qui anche solo questo esempio dia appunto ragione del titolo moderno. Più che moderno è il futuro dell'opera comica, perché per tutto l'Ottocento, anche i grandissimi come Rossini, come Donizetti, in realtà partono da qui, partono dalla coppia Mozart da Ponte, perché anche da Ponte resta modello dei migliori librettisti dell'Ottocento. L'unica vera novità dopo questa rivoluzione mozartiana, io dico sempre, dobbiamo aspettarla nel 1891 con 1893, scusate, con il Falstaff di Verdi. Fino ad allora si vive di rendita di questo esempio, quindi antico e futuro. E questo mi fermo. Grazie mille, professoressa, per questo splendido insomma, intervento che ci ha offerto inizialmente appunto una panoramica del contesto poi da cui è
scusate, da cui emerge la figura di si è sentito online, sì, penso che online si sia sentito, da cui emerge la figura di Don Giovanni e quindi dei suoi debiti, dei suoi due scarti, ma poi anche e soprattutto quest'ultima parte molto, molto interessante, che ci permette di mettere a fuoco come anche il testo di Da Ponte, vorrei dire, non è una base del tutto piatta, no? Persino convenzionale o comunque non originale, ma sulla quale la musica avrebbe operato una sorta di estraneamento, di complicazione drammatica o di appunto di lacerazione, di tensione, ma ha già al suo interno aspetti appunto non solo letterariamente più pregevoli, ma anche da un punto di vista della modulazione dei contrasti, dei sentimenti più complessa almeno rispetto al precedente che abbiamo sentito Libertati. Quindi io passerei immediatamente a chiedere, a fare una decina di minuti o un quarto d'ora, diciamo, prima della prossima relazione, se ci sono delle domande sia online sia naturalmente in presenza, prenotandosi sulla chat tramite la manina per quello che riguarda l'online, se no aspetto domande qui. Ecco, se dovessi intanto porre io una domanda alla professoressa, nel frattempo che si preparano eventualmente altre suggestioni, ecco, tornerei sulla questione Da Ponte, perché è evidente che in fondo Da Ponte ha goduto dell'accostamento a Mozart, un po' di diciamo un po' nuociuto l'accostamento a Mozart, perché si è sempre esaltata la capacità della musica e dell'inventiva della musica mozartiana, e in qualche modo si è passato in secondo piano e in sordina l'aspetto letterario del testo, che invece, come dire, come ci ha mostrato la professoressa, ha degli aspetti già come dire, di profondo interesse anche per la presentazione del personaggio. In questo senso chiederei anche in che modo, se lei, questa è una domanda totalmente da, come dire, profano in merito, ma in che maniera lei connette l'opera Don Giovanni, la scrittura del libretto, un po' anche alla figura, alla biografia personale di questo appunto librettista prete al contempo libertino che è stato Da Ponte, che è molto interessante perché, diciamo, dire, questo aspetto di inquietudine può forse rispecchiare anche una dimensione biografica. Questa è una mia personale domanda alla professoressa, se intanto vuole rispondere. Allora, premetto la mia parzialità: io sono convinta da sempre che Da Ponte sia il più grande librettista italiano, perché è anche l'unico che riesce a combinare questo straordinario senso del teatro con una grandissima abilità poetica, insomma c'è tutta la tradizione poetica italiana dietro, ma con questo senso di misura. Siamo in pieno epoca razionale, rococò, e questo bisogna dire, il suo vero maestro, quanto Goldoni lo è per il teatro, il suo vero maestro dal punto di vista poetico è Metastasio. E d'altra parte non si può essere un grande librettista se si è soltanto un grande poeta o se è soltanto un uomo di teatro. È quello che io considero la vera Fenice, l'ideale di librettista che Mozart così sperava di incontrare. Allora, la cosa che bisogna sempre premettere, è molto indicativo, bellissima la sua autobiografia, ma non c'è traccia di interesse per la contemporaneità, per quello che gli succede intorno. È sostanzialmente un opportunista, ma un ottimista, che continua ad aggiornare la propria autobiografia, che ogni volta si autoinventa. Certo, ne ha passate di tutto, perché non si è mai limitato nel desiderio di provare. Era anche questione di sopravvivenza. Però, insomma, io non metterei elementi di autobiografia nella sua produzione librettistica. Dicevo anche quella lettera, quella poesia che sembrava così un po'
lui in realtà era molto legato a Pisani, al nobile veneziano, dovuto scappare, tutte queste vicende. Quello che ho detto prima, che alcuni dicono, ma è stato al Castello di Esterasi quando c'era Casanova gli ha suggerito dei versi di Oltovani, ma non ne avevano assolutamente bisogno. Insomma, questo istinto di libertà, anche sentimentale, affettiva, ce l'avevano tutti e due. Dopodiché è diventato un marito fedelissimo, una volta sposato. E anche il fatto che non voglia assolutamente interessarsi a, dicevo, a quello che succede intorno a lui. È possibile che in tutte le sue lettere mai una volta Mozart nomini la rivoluzione francese. E la stessa cosa vale per Da Ponte. Nessuna pagina, né nelle sue lettere, né nella sua autobiografia, si parla di quello che succedeva in Francia proprio quando loro erano nel pieno dell'attività artistica. È un autore che un po' si inventa da solo, si inventa anche in questi suoi modelli, ecco, il risultato prodigioso dei libretti di Da Ponte è proprio la combinazione del modello goldoniano e del modello metastasiano, che vuol dire metastasio, tutta la tradizione poetica preitaliana, la migliore tradizione poetica, vedete anche letteraria, come traspare, viene fuori la citazione di Boccaccio, che non è l'unica, poi c'è ogni tanto Dante, gli infiammati infiammar, che diventa la stessa cosa, c'è uno stesso gioco nel recitativo di Donnanna. Ecco, questo è quello che posso dire di Da Ponte, con estrema parzialità, e io la confesso e la riconosco. Grazie. Io eventualmente avrei un'altra piccola curiosità relativamente, se appunto nel frattempo non ci sono altri interventi, relativamente a quanto diceva a proposito dell'aspetto non drammatico, quindi comunque di commedia dell'opera. Ecco, si è molto sottolineato come la caratterizzazione e la definizione dei personaggi in questo senso però abbia, come dire, permetta di complicare questo tipo, cioè un perfetto inquadramento dell'opera, perché si è a volte detto che per esempio Don Ottavio, Donna Anna e il Commendatore hanno un registro tipicamente da opera seria, diciamo così, più che da opera buffa, e in questo senso ci sia comunque un aspetto di commistione. Lei in questo senso cosa ne pensa? È anche proprio nei principi dell'opera buffa. Allora, vorrei distinguere due cose. Nelle intenzioni di Da Ponte e di Mozart questo doveva essere un'opera buffa. Un'opera buffa, senza solo che l'opera buffa tollera intrusioni elegiache. Anzi, è previsto, perché se pensa anche alle Nozze di Figaro, partiamo prima, più commedia di così, una commedia musica, e anche in Così fan tutte, però ci sono arie delle protagoniste, nelle Nozze di Figaro la Contessa, nel Così fan tutte Fiordiligi, ci sono arie prettamente elegiache, patetiche, fa parte della complessità dell'opera buffa, ma in un'opera tragica non troverà mai, almeno nel Settecento, delle mescolanze di comico. Qui bisogna arrivare a Verdi, che aveva letto Schlegel, August Wilhelm Schlegel, il quale esaltava Shakespeare come autore moderno perché era capace di mettere insieme il tragico e il comico. Ma per quanto riguarda l'opera buffa, certo, poi il fatto che noi avvertiamo, insomma, ci sembra riduttivo definire opera buffa il Don Giovanni, viene certo dall'abilità di Mozart, che sa usare tutti i registri musicali. E per questo posso dire un altro episodio, una cosa che mi aveva molto irritato a Salisburgo qualche anno fa. Un direttore che pur mi piace molto, anche se criticato, che è Currenzis, aveva messo in scena La Clemenza di Tito, e il regista era un suo collaboratore abbastanza abituato, Peter Sellars. Che cosa non sopportavo di questa edizione?
certamente scontato che il regista l'avesse ambientato così nella Palestina, con Sesto che si metteva la cintura per farsi saltare in aria, queste balordaggini, ma insomma, vabbè. Evidentemente l'opera è l'unica forma d'arte che non merita un suo statuto. Deve sempre essere. Ma quello che mi irritava è che Currenzis, penso, avesse contaminato la Clemenza di Tito inserendo pezzi del Requiem di Mozart. Ecco, questa era completamente sballato, perché noi possiamo, senza tirare dentro un'altra opera di Mozart, venature da Requiem ci sono lo stesso in ogni opera di Mozart. Dentro le opere di Mozart c'è tutta la musica che Mozart può fare, certo con insistenza sul buffo, nel caso sul comico, ma pensi alle nozze di Figaro, sono veramente, come dice il libretto, una commedia in musica, insistendo su questo aspetto, perché anche loro dovevano sopravvivere. E quando fin da giovanissimo Mozart si svela al padre che voleva assolutamente andare in Italia per fare, lui dice a Nebel Schoppa, che letteralmente è un'opera italiana, ma per lui l'opera italiana allora si identificava con l'opera buffa, ma aveva dei modelli e voleva lui creare un modello completamente nuovo, moderno e superiore artisticamente a quanto si era fatto. Non so se ho risposto. Sì, grazie mille, professoressa. E io a questo punto, dato anche che siamo leggermente in ritardo, diciamo così, sul programma, vado a presentare l'altra relazione di oggi, che ringrazio sempre per aver accettato questo invito, il professor Gaetano Lettieri, che è professore ordinario di storia del cristianesimo e delle chiese presso la Sapienza, nonché anche direttore del Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo. Il professor Lettieri è spesso ospite dell'istituto, io tra l'altro sono un suo allievo, quindi forse, come dire, non c'è bisogno di presentarlo, non è il caso che mi dilunghi troppo. Voglio solo ricordare questo, che il professor Lettieri lavora a contraddistinguere, diciamo, il suo lavoro di ricerca è il coprire tutto lo spettro, in qualche modo, della storia del cristianesimo. Innanzitutto un esperto di Agostino e della tradizione agostiniana, ricordo solo in passando il suo volume L'altro Agostino, ermeneutica e retorica della grazia dalla crisi alla metamorfosi della dottrina cristiana, e appunto della tradizione agostiniana penso a Pascal e appunto al suo volume Il metodo della da grazia, Pascal e l'ermeneutica giansenista di Agostino, per Edizioni Dioniani, ma si occupa appunto anche di cristianesimo delle origini, è in pubblicazione un libro per Caroci intitolato Gesù eretico, e ancora di gnosticismo di origine, di tradizione origeniana in età medievale e moderna, fino appunto a questioni che attengono alla riforma, al problema della teologia politica nel XVII secolo e al rapporto tra filosofia e teologia nel Novecento. Corro perché ci tengo solo a diciamo, ricordare dei lavori in cui il professor Lettieri ha incrociato le figure su cui quest'oggi parleremo. Da un lato gli ultimi anni sono stati dedicati a una ricerca su Machiavelli, un'innovativa ricerca su un Machiavelli curiale, cortigiano al servizio di Papa Clemente VII e in generale interno alla cerchia curiale della Roma rinascimentale. Ricordo un volume che sta in pubblicazione, Il Centauro Pontificio, ma soprattutto un altro volume dedicato appunto a Machiavelli cortigiano, adesso il titolo esattamente non lo ricordo precisamente, ma in cui c'è una sezione dedicata al mito di Don Giovanni, a genesi del mito di Don Giovanni dal mito nero di Machiavelli. E dall'altro lato il professor Lettieri ha anche lavorato in pubblicazione, penso sempre un libro su Simon Mago, la figura che è evidentemente alla base del mito di Fausto. Ecco per cui quest'oggi gli abbiamo chiesto un intervento che mettesse a fuoco e fornisse un bilancio di queste ricerche relativamente alla genesi cristiana di queste due figure. Ma appunto gli cedo subito la parola, intervento appunto intitolato Don Giovanni e Fausto, la genesi cristiana di due miti moderni. Questo? Sì, basta. Allora, sono io a dover ringraziare innanzitutto l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli e poi Ludovico Battista
per avermi invitato, anche l'altro collega per avermi invitato a questo seminario. Rispetto all'intervento così nitido e concentrato e denso della professoressa Goldin, io sarò costretto, proprio per il taglio che ho voluto dare, che mi è stato proposto in realtà, a questo mio intervento, a volare non soltanto di secolo in secolo, ma addirittura da un millennio all'altro. Vorrei cominciare, senza perder tempo, perché la materia che vi proporrò è piuttosto densa, da una citazione, anch'io, da alcune citazioni del saggio di Søren Kierkegaard sugli stadi erotici immediati, ovvero sul musicale erotico, nel primo volume di Enteneller di Out Out. Un saggio assolutamente straordinario. Ve ne leggo alcune affermazioni che in qualche modo assumo come garanzia e autorizzazione a procedere con l'avanzare una tesi abbastanza netta e radicale. Cioè l'origine antica, protocristiana, dei miti moderni di Don Giovanni e di Faust. Scrive Kierkegaard: come principio, come forza, come sistema in sé, la sensualità non è stata posta che con il cristianesimo. E in questo senso è il cristianesimo che ha introdotto la sensualità nel mondo. Esisteva già la sensualità, ma non determinata spiritualmente. E in che modo esisteva? Esisteva determinata psichicamente. Tale essa fu nel paganesimo, e allorché se ne voglia cercare l'espressione più perfetta, tale essa fu in Grecia. Ma la sensualità determinata psichicamente non è contrapposizione, non è esclusione, ma armonia e accordo. Ma proprio perché la sensualità è posta come armonicamente determinata, non è posta come principio. Potremmo stare ore a commentare queste righe folgoranti di Kierkegaard. Il principio della sensualità può essere concepito unicamente a partire dalla affermazione del cristianesimo, proprio in quanto il principio si viene riconosciuto come principio di contrapposizione ed esclusione, e quindi non di composizione e di armonia. Ne consegue un'altra affermazione celeberrima: non si sa quando sia nata l'idea di Don Giovanni, io oggi mi permetto di avanzare un'ipotesi, una doppia ipotesi, appunto una scaturigine antica e una riattivazione moderna, e certo soltanto che appartiene al cristianesimo, che attraverso il cristianesimo a sua volta appartiene al Medioevo. In questa prospettiva Kierkegaard collega l'esistenza di Don Giovanni, in qualche modo postula in maniera intuitiva e non documentata un'origine medievale del mito di Don Giovanni, proprio perché lo fa scaturire dalla fase storica in cui il cristianesimo è divenuto sistema di interpretazione della realtà e del mondo. E vi impegno ancora con altre due citazioni. Ora, Don Giovanni, se così posso dire, è l'incarnazione della carne, ovvero la spiritualizzazione della carne. Qui torniamo alla questione del principio. Potremmo definirlo il principio spirituale della carne. Notate anche il termine incarnazione. Mi serve per indicare un'ipotesi che in realtà la figura di Faust, come la figura di Don Giovanni, siano due figure dell'incarnazione anticristica, sostanzialmente. E che quindi siano dialettiche come principi antitetici all'affermazione del principio Cristo. Siamo dunque condotti a quel punto in cui il Medioevo sta per finire, dove incontriamo anche un'idea affine a Don Giovanni, cioè Faust. Vedete la esplicita connessione kierkegaardiana tra Don Giovanni e Faust. Solo che Don Giovanni deve essere situato un po' prima. Sta ragionando in maniera del tutto idealistica, potremmo dire, qui Kierkegaard. Allorché lo spirito, e qui io vorrei insistere su questo elemento, allorché lo spirito unicamente determinato come spirito rinuncia al mondo
sente che questo non solo non è la sua dimora, ma nemmeno la sua scena, si innalza nelle regioni più alte, allora esso lascia la mondanità come campo di azione di quella potenza con cui è stato sempre in lotta e cui ora cede il posto. Allorché lo spirito si svincola dalla terra, allora la sensualità si mostra in tutta la sua potenza. Vedete un ragionamento veramente hegeliano, dialettico, nel momento in cui lo spirito del cristianesimo si assenta dalla terra e svuota la mondanità di senso e di pienezza, in quello stesso momento lascia spazio all'affermazione di un principio antitetico di cui Don Giovanni la prima, vorrei dire, immediata identificazione o incarnazione, come abbiamo letto prima. E notate questa precisazione per me fondamentale, Don Giovanni è dunque l'espressione del demoniaco determinato come il sensuale, cioè Don Giovanni è il demoniaco sensuale, Fausto è l'espressione del demoniaco determinato come lo spirituale che lo spirito cristiano esclude. In qualche modo è lo spirito anticristico che invece in Don Giovanni veniva intuito, ma ancora dal punto di vista dell'immediatezza, noi potremmo dire anche della musicalità, qui non approfondisco la questione del musicale, se non proprio di striscio fra poco, che rappresenta quindi quel principio di sensualità immediatamente liberata nel momento in cui il principio cristiano dell'abbandono della mondanità lascia spazio alla affermazione appunto della, vorrei dire, dell'autonomia del naturale sostanzialmente. E chiudo questo troppo rapido excursus kierkegaardiano. Ora, se immagino il sensuale erotico come principio, come forza, come impero determinato dello spirito, cioè determinato in quanto lo spirito l'esclude, se lo immagino concentrato in un solo individuo, ho il concetto della genialità sensuale erotica. Vedete qui aggiungere un altro elemento, la genialità sensuale erotica, l'assoluta concentrazione dell'erotico in un principio, evento unicamente post-cristiano e addirittura anticristiano, in fin dei conti determinato dalla pretesa di assolutezza del cristianesimo stesso. In questo senso per non dire che Don Giovanni incarna la genialità sensuale erotica, mentre Fausto incarna la genialità spirituale anticristiana, che potremmo in qualche modo definire quindi scientifica, filosofica sostanzialmente. Allora, qual è la tesi un po' strana che io avanzo? È che in realtà allora non è il Medioevo il momento in cui vi si dà l'affermazione della svuotamento del senso del mondo, della natura e conseguentemente l'abbandono allo spazio medievale del mondo all'irruzione di un principio antitetico. È chiaro che qui Kierkegaard pensa un'evoluzione di tipo storico e che quindi debbono passare secoli, il momento non è immediato. A mio avviso questo la genesi quantomeno potenziale del principio spirituale antitetico è immediata storicamente, cioè è da collocare non soltanto all'inizio della storia del cristianesimo, a ridosso della storia del cristianesimo, e qui arriveremo alla figura di Solomon Mago, ma addirittura prima della genesi del cristianesimo stesso. E allora la mia tesi, la tesi che avanzo, è che sia Don Giovanni che Faust dipendono da una radice apocalittica ebraica, sostanzialmente. In quanto il principio apocalittico ebraico, ricordo sempre che apocalisse vuol dire rivelazione, è un principio di svuotamento della pienezza, della bontà e dell'ordine del mondo, è un abbandono radicale del mondo alla sua negatività e alla sua stessa malignità, che è corrispondente all'affermazione di un principio salvifico, rivelativo divino, che quindi è lo spirito, come Kierkegaard lo indicava. Cioè la dialettica tra spirito
chiamiamolo apocalittico messianico, e spirito della carne e spirito, diciamo, antitetico della scienza, a mio avviso già un dispositivo di tipo apocalittico. Vi devo dare la prova, io purtroppo correrò e vi darò delle indicazioni del tutto così superficiali, purtroppo non approfondite. Libro di Enoch etiopico, abbiamo una struttura mitica, a mio avviso, decisiva per la storia, per la genesi del cristianesimo, per la storia del cristianesimo e, nel nostro specifico, per la genesi dei miti, ripeto, moderni di Don Giovanni e di Fausto. Penso in particolare al libro di Enoch etiopico, è un libro di difficilissima collocazione cronologica, rappresenta il testimone più importante e rilevante della cosiddetta tradizione apocalittica, è etiopico perché ci è pervenuto integralmente unicamente in lingua etiopica. Il nucleo più antico del libro di Enoch etiopico è questo libro dei vigilanti, il mito fondativo che ha effetto storico spaventoso sulla cultura occidentale, e il mito della caduta degli angeli vigilanti che si uniscono sessualmente con le donne, con le figlie degli uomini, si innamorano delle donne, generano figli con le donne, questi figli sono i giganti e ovviamente derivano la dimensione dalla dimensione diversa e ontologicamente asimmetrica di padri e madri, una loro dimensione di asimmetria interna maligna è appunto rappresentata dalla dimensione gigantesca, sono antropofagi, uccidono gli uomini, si nutrono di carni umane. Vi ricordo che secondo questo mito Dio invia il diluvio sulla terra per uccidere i giganti e le anime dei giganti diventano i demoni. Cioè noi qui abbiamo la genesi mitica della nozione di demonio che è assente nell'Antico Testamento. Insisto fortemente su questo elemento. Quindi è una creazione apocalittica che influisce potentemente sull'origine del cristianesimo e sull'annuncio stesso cristiano e sull'identità stessa, a mio avviso, del Gesù storico. Qual è la caratteristica di questi angeli? Si uniscono con le donne, insegnano loro non soltanto e agli uomini non soltanto a forgiare armi, ma, cosa per noi più interessante, a tingersi, ad abbellire le ciglia, a lavorare le pietre, più di tutte le pietre preziose, a scegliere le tinture. Vi fu una grande scelleratezza, sto citando dall'ottavo capitolo del libro dei vigilanti dell'Enoch etiopico, vi fu una grande scelleratezza e molto fornicare, e caddero nell'errore, tutti i loro modi di vita si corruppero, e altre cose che insegnarono furono gli incantesimi, le magie, l'astrologia, i segni degli astri, il corso della luna, l'astronomia. Rivelano cioè un bagaglio di conoscenze e di arti della seduzione che corrompono radicalmente l'umanità. In qualche modo scienza e seduzione, sensualità, sono ciò che gli angeli vigilanti decaduti comunicano alle donne. Devo correre, mi scuso per questa mia superficialità e mi sposto immediatamente su quello che in fin dei conti è il centro della mia relazione di oggi, e cioè affermare che l'origine dei miti moderni di Don Giovanni prima, rispettiamo Mozart, di Faust, Kierkegaard, Don Giovanni prima e di Faust dopo, è Simon Mago, che è in qualche modo una figura ambigua, molto complessa storicamente. Sono anni che mi sono dedicato in qualche modo a sviscerarla e a disarticolarla da un punto di vista della genesi proprio mitologica di questa complessissima figura. Vi ricordo che Simon Mago viene nella tradizione cristiana indicato come il primo anticristo, semplifico molto, falso profeta, il primo inventore della gnosi e il primo ossesso demoniaco. Quindi ha, come dire, una serie di caratteristiche
che lo abilitano a essere indicato come un punto nevralgico, voi capite, immediatamente elaborato con il sorgere della pretesa cristiana. La prima attestazione di Simon Mago a noi nota è quella degli Atti degli Apostoli, siamo intorno al 90, no? Quindi è sostanzialmente parallela al terzo, terzo Vangelo sinottico, presuppone già un lavorio precedente sulla figura storica di Simone. Simone è un samaritano, un profeta samaritano, e un primo grado di deformazione. Vi anticipo che la caratteristica di Simone è precocemente a livello mitico quella di essere accompagnato da una donna, una prostituta riscattata in un bordello, che poi si scopre essere un bordello di Tiro, non scendo nei particolari perché ognuna di queste affermazioni implicherebbe un labirinto di riferimenti biblici e uno svisceramento delle fonti. C'è per esempio la prostituta di Tiro, che ha un ruolo importante all'interno del libro di Isaia, in fin dei conti è identificata con la città stessa di Tiro, ma mi fermo qui. Ma nella vera e propria superfetazione rapidissima, mitologica, che si sovrappone sulla figura storica di Simone, la compagna prostituta di Simone è identificata con Elena di Troia, cioè con, voi qui identificate perfettamente come il Faust, il mito del Faust, abbia quindi un'origine proto-cristiana. Ricordate il Faust di Goethe, dove appunto, e non solo, anche già il Faust di Spitz, dove il mago che fa il patto col demonio, e Simone è un ossesso dal demonio, già nelle fonti ariosologiche di Giustino, si accompagna con Elena di Troia, che nel Fausto di Goethe viene sostanzialmente magicamente evocata, mentre invece nelle tradizioni ariosologiche protocristiane si reincarna e appare infine in quella prostituta Elena o Selene, nella variante delle pseudo-clementine, delle ricognizioni pseudo-clementine, appare come Elena o Luna, Elene, Selene, voi capite il cortocircuito, è già il personaggio lunare di grande interesse, nel bordello di Tiro. Allora, notate che cosa? Come l'elemento della magia, e ricordate che essere definito come mago significa in qualche modo essere definito falso Cristo, falso profeta, in questo caso anche anticristo. Gesù stesso nei Vangeli viene accusato di essere un mago, cioè di avere un potere che non deriva dal dono dello spirito ma dall'intervento del demonio, e quindi in questa prospettiva apocalittica di essere un principio, un soggetto di corruzione. Simone è un corruttore. Gli elementi simbolici che precocemente caratterizzano Simone sono quindi il possesso della scienza magica, il possesso della scienza filosofica, nelle ricognizioni è un filosofo e un sofista sostanzialmente Simon Mago, e un rapporto impuro con la sessualità. A mio avviso anche Giovanni 4, l'incontro di Gesù con la Samaritana, e che ricordatevi era compagna di un falso profeta, nel Vangelo di Giovanni, è un riferimento alla presenza storica del successo del profeta Simone in Samaria, le modalità con le quali viene restituita la figura del falso profeta e della samaritana a colloquio con Gesù al pozzo, ci fanno capire che metaforicamente l'elemento femminile è indicato come un elemento di prostituzione, di unione con un principio di corruzione, rispetto al quale Cristo libera. Quindi, ripeto, l'affermazione storica di Cristo come Messia, di Gesù come Cristo, di Gesù come Messia vero profeta, è parallela e dialettica, vorrei dire, con l'affermazione di un principio demoniaco, un principio dell'avversario, che è un principio sostanzialmente anticristico. Voglio un attimo fermarmi ancora su Elena, perché almeno potenzialmente Elena rappresenta il personaggio che incarna la violazione del matrimonio, miticamente. E quindi la situazione del tutto
tutto irregolare, del tutto di prostituzione, appunto, di fornicazione, cioè di unione sessuale non legittima. Anche nei miti protocristiani che sono contenuti nel corpus pseudo-clementino, che è quello che fa di Simon Mago l'avversario di Pietro, vedete appunto l'antiprofeta posseduto dal demonio, Elena è colei che era prima compagna del maestro di Simone Dositeo e che poi viene in qualche modo espugnata e conquistata da Simone. Perché indico questo elemento? Perché è come se le tradizioni mitiche attingessero a degli elementi basilari che sono però pronti ad attivarsi anche a diverse coordinate, a diversi livelli cronologici, quindi a diversi livelli storici. Vi faccio ancora un esempio, quello di Marco il Mago, che, allora, io qui sto sorvolando su un altro fatto. Per queste tradizioni pseudo-clementine, Simon Mago è il capostipite, Giustino e soprattutto Ireneo nella Versus Heres, nella prima grande opera eresiologica, della prima grande e più terribile eresia della storia del cristianesimo, che è l'ognosticismo. In fin dei conti, una eresia che afferma il possesso della gnosi divina da parte appunto dell'ognostico, dell'uomo eletto, divino in se stesso, in qualche modo un rapporto quasi di autonomia con la divinità stessa. Quindi Simone è il primo eretico, il proto-eretico e quindi al tempo stesso il primo anticristo e il primo eretico. Apro una piccola parentesi, penso l'ho già pubblicati un paio di lavori, anche se molto sintetici, in proposito, come sia del tutto evidente come la notizia di Atti 8, che è la prima notizia storica a noi pervenuta su Simone, quella che troviamo negli Atti degli Apostoli, che ci presenta Simone come un profeta attivo in Samaria, che produceva, insomma, battezzava per conto suo, dato molto anomalo, che viene raggiunto dalla prima predicazione cristiana in Samaria, quella di Filippo, che rimane stupefatto dalla maggiore potenza taumaturgica di Filippo. Allora chiede di essere battezzato e poi quando Pietro e Giovanni si recano in Samaria e dona lo spirito ai battezzati di Filippo per abilitarli pienamente alla partecipazione all'unità cristiana, chiede di comprare con denaro il dono dello spirito, ho dimostrato che questo nucleo mitico non è altro che un nucleo preesistente di tipo profetico-apocalittico che viene calato sulla figura storica di Simone e che è incentrato sulla autoaffermazione dell'essere Dio, sul possesso del denaro e delle ricchezze, sulla volontà di comprare con denaro il dono dello spirito e quindi di ubbidire a una logica di prostituzione. Esiste cioè una logica profondissima a livello mitologico che è preesistente alla presentazione di Simone Mago negli Atti degli Apostoli e che viene proiettata polemicamente, una specie di macchina del fango, su un profeta messianico rivale, che è il profeta samaritano Simone, che viene così quindi in qualche modo degradato, subordinato e addirittura incluso all'interno della storia della comunità primitiva. Al punto che nei rifacimenti successivi Simone finisce per diventare il primo gnostico. Voi capite cosa significa dal punto di vista storico una patente di questo tipo. Apro e chiudo subito un'altra parentesi. Ricordo come nel Dottor Faustus di Thomas Mann fosse del tutto consapevole di tutto questo, collegasse la tentazione demoniaca alla musica, ancora una volta, cosa di particolare interesse, e ha riecheggiamenti gnostici all'interno del romanzo. Oltretutto noi abbiamo una conferenza lucidissima di Thomas Mann, raccolta, come si chiama, Nobiltà dello Spirito, non sapete che non me lo ricordo? Mi pare nella raccolta Nobiltà dello Spirito, ma potrei sbagliarmi, perché per me la mia mente è una vera e propria gruviera, e
dove dedica una conferenza al rapporto tra simon genetico tra Simon Mago e Faust. Quindi nulla di nuovo, noi potremmo dire. Io di Faust mi occuperò di meno oggi per un semplice motivo, perché la mia allieva Clara Presezzi sta conducendo una ricerca, per il mio avviso, di straordinario interesse, che mostra la fortuna di Faust, scusate, del mito di Simone attraverso il Medioevo fino alla Riforma, a Lutero. Voi capite che per Lutero la figura di Simone oltretutto ha un particolare interesse, perché è lo strumento polemico del quale si serve, aggiungo apocalitticamente ancora, per condannare la Chiesa romana. Ma qui Cora Presezzi che cosa riesce a dimostrare? Che addirittura in alcuni suoi passi, mi pare il commento alla Genesi ma posso sbagliarmi, Lutero identifichi in Simone il principio del pelagianesimo, e ci voglio tornare su questo elemento, cioè sull'autonomia della libertà umana nel meritare la grazia e la salvezza. Cioè, in fin dei conti, la simonia significa pretesa cattolica di comprare la giustificazione con il denaro, le buone opere, la mediazione ecclesiastica, pretesa pelagiana di meritare la salvezza con lo sforzo della propria libertà. Torniamo indietro, vedete, vi avevo annunciato di questa oscillazione tra millenni. Aggiungo che un altro elemento che emerge dalle pseudo-clementine e che perfeziona in qualche modo a livello quantomeno materiale, no? Il corredo di conoscenze che gli angeli insegnano alle donne corrompendo l'umanità, tra questo un altro elemento è l'insegnamento della cetra e della musica. Cioè la musica stessa è qualcosa che viene sostanzialmente a testimoniare la corruzione attraverso la conoscenza dell'elemento femminile. Dico una cosa molto banale, ma per farvi capire quanto io insista su questo elemento della logicità profonda del mito. Pensate a Salomè, no? Salomè, che tutti conosciamo, che non a caso a un certo punto nella cultura occidentale riemerge con potenza, no? In qualche modo una compagna di strada, anche dal punto di vista dell'ispirazione di grandi opere musicali, letterarie musicali, di Faust e Don Giovanni. In Salomè noi cogliamo appunto la seduzione della musica, della danza, della sensualità, appunto, il rapporto con il potere, la corruzione e la dimensione sanguinaria del principio anticristico. Potremmo allargarci per farvi capire quanto sia logica questa costellazione, ripeto, apocalittica, che vede tutto ciò che è naturale come impuro, maligno, demoniaco, corruttore. All'Apocalisse di Giovanni, nell'Apocalisse, noi troviamo tutti quegli elementi simbolici in riferimento alla Babilonia, la grande prostituta, che beve il sangue dei giusti, cioè il sangue dei martiri, il rapporto con il denaro, il rapporto con le false conoscenze, pensate allo pseudoprofeta, che è un sofista sostanzialmente, quindi è colui che inganna e che seduce, e al tempo stesso un principio di corruzione, di unificazione demoniaca con un principio anticristico sostanzialmente. E allora facciamo un salto in avanti, io parlo tre quarti d'ora, giusto? Facciamo un salto in avanti e poniamo un'altra questione. Sono stato, mi rendo conto, molto rapido. No, vi volevo aggiungere un'altra figura, scusatemi, Marco il Mago, che è geneticamente il figlio di Simone. Di chi ci parla di Marco il Mago? Ancora Ireneo nell'Adversus Hereses. Noi sappiamo che ci sono comunità marcosiane diffuse soprattutto in Gallia, a Lione. Ireneo è stato vescovo di Lione, quindi è notevolmente documentato. Marco è un allievo di Valentino, o meglio ancora di Tolomeo, e quindi fa parte di quella tradizione valentiniana della gnosi sicuramente più raffinata e più alta. Ci dice Ireneo che Marco il Mago andava in giro a
accompagnato da un servitore demonio, che ricorda molto Mefistofele, diciamo la verità, facendo magie, avido di ricchezze e ovviamente di successo, seducendo le donne, soprattutto se giovani, belle e appunto ricche. Voi capite che cosa? Che c'è qui un dispositivo mitico già attivo, corrispondente a quei tratti moderni che poi in qualche modo Don Giovanni e Faust si dividono, si distribuiscono. A me pare che già questa indicazione, ripeto, non a quel generico medioevo a cui faceva riferimento Kierkegaard, ma alle origini cristiane e al dispositivo apocalittico, che è quello che concepisce il mondo non più come manifestazione teofanica, ma come luogo di resistenza, di tentazione e di opposizione, in fin dei conti, organica, anticristica alla rivelazione salvifica, una opposizione demoniaca ispirata dal demonio, come tutto questo spieghi davvero però la tesi kierkegaardiana che sia Don Giovanni che Fausto siano due figure spirituali, cioè due principi anticristiani, che nascano e vivono in dialettica con il principio della rivelazione salvifica assoluta, e che pongano in questione il senso dell'essere al mondo, il senso della natura, l'autonomia della natura, che in questo caso diventa davvero un principio di autoaffermazione. E allora torno alla questione risaltando. Quando emergono i miti di Don Giovanni e di Faust? Io qui vi darò, mi concentrerò, lascerò ancora Presezzi l'approfondimento della diciamo fortuna del mito di Simone e del divenire del mito, del crescere del mito di Faust all'interno sostanzialmente della cultura occidentale, ma soprattutto della Germania luterana. In qualche modo il crescere di Faust sembra essere un elemento specificatamente infraluterano. Mi concentrerò piuttosto su quella che vi propongo essere una genesi moderna e nuova del mito di Don Giovanni, che tra l'altro ho già anticipato l'anno scorso qui in una conferenza all'istituto, ma vi dico quella che è la mia idea. La potenza titanica ed eroica di Don Giovanni e Fausto, quindi Don Giovanni e Fausto come simboli di incarnazione del principio apocalittico del negativo, cioè dell'autonomia positiva della natura e del mondo, avviene questa affermazione quando la cristianità comincia a fessurarsi, a sgretolarsi, quando comincia ad emergere una volontà esplicita di autonomia, quando questi due principi cominciano a diventare attrattivi. Ho seguito con grande interesse la professoressa Goldini, non sono del tutto d'accordo sul fatto che Don Giovanni mozartiano sia soltanto tecnicamente, no, un dramma giocoso e quindi un'opera buffa. A mio avviso è fortissimo, ricordo quando ero ragazzino, cioè avevo 12-13 anni, lessi un libro, Civiltà di Kenneth Clark, che fu uno dei miei primi libri seri, in cui però diceva, e questa cosa non me la sono mai più tolta dalla testa, che la morte del commendatore è uno dei momenti di tutta la civiltà universale in cui si riflette sul dolore, sulla tragedia dell'uomo. Ora, questo a mio avviso sta ad indicare che pur se all'interno dello schema di dramma giocoso, in realtà la riflessione mozartiana sia una riflessione che sappia cogliere il fondo tragico di ogni commedia. E questo vale persino, a mio avviso, per Così fan tutte, che è giocosissimo come dramma, no? Che è la vanificazione, ad esempio, del principio di fedeltà. Ci torno su questo elemento. Perché, in fin dei conti, vi propongo quella bellissima definizione del Don Giovanni di Gazzaniga, che Don Giovanni è il marito si propone come marito universale. In realtà ciò che caratterizza e tiene insieme, potremmo dire, Don Giovanni e Fausto è il loro essere infedeli. E ci torno su questo elemento. Cioè il problema intorno al quale noi giriamo è il problema della fides, della fede.
E chiaramente il problema della fede in relazione, ad esempio, anche all'erotismo, alla donna, al corpo della donna, al senso e al destino del corpo della donna. E allora, quando emergono come personaggi, come incarnazioni dei principi dell'autonomia della natura, Don Giovanni e Faust? Quando si avvia un processo di secolarizzazione? Quando, appunto, vi dicevo, la cristianità comincia a sgretolarsi e quando finalmente si comincia ad affermare il principio dell'autonomia del naturale, della dignità del naturale, dell'attrazione del naturale, per il naturale che non si vuole più perdere, dico qualcosa forse di banale, ma in fondo della conoscenza della filosofia nella sua piena libertà e autonomia, del godimento erotico nella sua piena autonomia, ma è del tutto evidente che questi possono diventare principi di assolutezza anche eversivi da un punto di vista storico, unicamente se vengono concepiti come principi anticristiani o non più cristiani, cioè come alternative di senso globale assoluto alla rivelazione cristiana. E allora, tenendo presenti queste purtroppo superficiali indicazioni, permettetemi di tornare su quella che è la mia tesi dell'origine del mito di Don Giovanni. Lo stesso Curi, non so se che forse sia in collegamento, ho imparato tantissimo dal suo volume della filosofia di Don Giovanni, giustamente poi sulle orme di Macchia identifica la prima attestazione del mito di Don Giovanni in un dramma gesuitico rappresentato, mi pare, nel 1615 a Ingolstadt presso il collegio gesuitico. Ce ne dà testimonianza una trentina d'anni dopo circa un altro gesuita, Zentner, nella sua opera Il promontorio della cattiva speranza. E già, ripeto, Macchia si era soffermato su questo proto Don Giovanni, ripeto, di nome Leonzio. Che cosa emerge di strano in questa prima notizia gesuitica? Era allievo di Machiavelli. Quindi qui per me Machiavelli comincia a diventare un personaggio decisivo nella storia della Genesi di Don Giovanni. Lo dice il dato stesso, no? Appunto, pensate che dopo questo dramma il ritratto di Machiavelli, non ricordo se dopo o prima, mi pare dopo, veniva bruciato. Il plot è molto simile al Don Giovanni, teniamo presente quello di Mozart, così riusciamo un pochino ad orientarci. Ciò che pare minore è la furia sessuale, che è del tutto in secondo piano, in quello che è un resoconto del dramma. Noi purtroppo non possediamo il dramma. Io, come vi farò intendere, penso che in realtà l'elemento sessuale fosse presente nel dramma gesuitico originale, ora cerco di spiegare anche perché, ma nel resoconto, nel riassunto di Zentner, questo non emerge profondamente. Emerge il carattere ateo e di Burlador, si gabbava, torna due volte questa affermazione, scusate, sto facendo confusione, insomma, deride che cosa? L'aldilà, il destino ultraterreno, sostanzialmente la fede in Cristo, passa in un cimitero da un calcio a un teschio, una calvaria, a mio avviso c'è anche un significato anticristologico, il calvario, no? Il Golgota, sostanzialmente. L'avo torna a cena, questo nucleo folclorico precedente che però viene attivato in questa dimensione, alla scena è presente Machiavelli che scappa e lascia il suo allievo ateo solo, questo allievo viene punito e viene rapito, anima e corpo, rimane solo il cervello che viene spiaccicato su una parete, pensate il dramma gesuitico come riuscisse d'impatto una scena di questo tipo. Allora, alcuni hanno attribuito la paternità dell'opera, alcuni studiosi, del conte Leonzio, discepolo di Machiavelli, a un gesuita di grande livello e spessore attivo a Ingolstadt in quegli anni,
Jacob Grätzer. Vi ricordo questo Jacob Grätzer con Fronton e Duc pubblica per la prima volta gli opere omnia di Gregorio di Nissa a Parigi alla fine del Cinquecento, cosa interessante. È soprattutto autore di drammi sacri, però in latino, ovviamente, ed è del tutto evidente che anche il dramma di Leonzio era un dramma latino, dalle testimonianze che noi ne abbiamo. E tra l'altro fonte anche shakespeariana, quindi il personaggio era un personaggio di grande spessore, di grande livello, cioè alcuni dei suoi drammi sono, per gli studiosi del dramma, avrebbero influito su Timone Re d'Atene, mi pare, di Shakespeare, insomma avrebbe, e non solo. Qual è, di cosa mi sono accorto studiando Machiavelli? Che in realtà la fonte gesuitica lavora sulle novelle di Bandello, Stringo. Per quale motivo? Perché nelle novelle di Bandello, nella Terza Giornata, noi abbiamo la prima attestazione, nella 55esima novella della terza parte, di una lettura nera di Machiavelli. Machiavelli viene indicato come maestro di impietà. È vero che vengono pubblicate negli anni 50 queste novelle, ma l'ambientazione e i riferimenti ai personaggi che introducono la novella, voi sapete che c'è, Bandello fa prima uno scudo e poi racconta la novella. Nello scudo vi sono personaggi attivi a Verona tra il 1529 e il 1540. Da questo punto di vista noi saremmo di fronte alla prima, se fosse vera questa datazione, alla prima affermazione anti-machiavelliana in cui Machiavelli viene considerato come ispiratore del male, come maestro maligno e come ispiratore di ateismo. Appunto è un burlatore, si gabba di Dio e dei santi, nel suo studio maestro di legge ha un crocifisso che mette in braghe, oh mio Dio, chi erano i principi? Bentivogliesche, grazie Ludovico, del Bentivoglio, cioè fa indossare le braghe del principe, qua vedete l'interesse del riferimento della novella a Machiavelli come ispiratore del male. Questo personaggio che cosa fa? Disprezza il destino escatologico, non crede nell'inferno e nei premi ultraterreni, viene minacciato di essere rapito corpo e anima e quindi disparire, si mette a ridere e la novella finisce lì. Abbiamo però evidentemente che cosa? Tutti gli elementi, compreso il disprezzo del giudizio ultraterreno e la negazione dell'inferno dell'ateismo, per comprendere come questi elementi rifluissero nel racconto gesuitico. I paralleli sono tanti, mi fermo a questi che vi ho indicato, ma la prova che la fonte del dramma gesuitico fosse bandelliana è data dal nome Leonzio. Per quale motivo? Perché nello stesso terzo libro delle novelle di Bandello vi è un'altra novella dedicata al conte Leonzio, che è un seduttore che vuole portarsi a letto una splendida giovane, che le promette il matrimonio, consuma l'atto sessuale, gode di questa fanciulla, che poi, abbandonata, disperata, si suicida. È del tutto evidente come sia il rapporto tra Machiavelli, ateo, e il suo discepolo che disprezza l'inferno, e il nome del personaggio confermino la influenza di Bandello nella genesi del conte Leonzio, proto Don Giovanni. E allora arretriamo un attimo a Machiavelli. Qual è, a mio avviso, un passo straordinario, oltretutto anche a livello teatrale, noto e notevolmente diffuso abbastanza precocemente in Italia e non solo, è la Mandragola di Machiavelli. Io vi ricordo che all'inizio del quarto atto della Mandragola noi abbiamo questo soliloquio di Callimaco e leggiamo, voi sapete qual è appunto l'intreccio della Mandragola, un giovane che si innamora di una splendida donna sposata e che inventa il trucco della Mandragola per prendere quindi questa donna gravida, per poter consumare una notte di amore, di un amplesso con lei,
e per poterla far generare e quindi diventare sostanzialmente l'amante di questa donna. Leggo e chiudo, perché rimango sostanzialmente nel tempo che mi avete concesso, il soliloquio di Callimaco. Oimè, che io non trovo requie in alcuno loco, talvolta io cerco di vincere me stesso, riprendomi di questo mio furore e dico meco, che fai tu, sei tu impazzato? Quando tu l'ottenga che fia, conoscerai il tuo errore, pentirati delle fatiche e dei pensieri che hai avuti. Non sai tu quanto poco bene si trova nelle cose che l'uomo desidera rispetto a quello che l'uomo ha presupposto trovarvi? D'altro canto, e qui è il problema, è la questione, è il peggio che te ne vai morire e andarne in inferno. E sono morti tanti degli altri, e sono in inferno tanti uomini da bene. Hai tu a vergognar d'andarvi tu? Volgi il viso alla sorte, fuggi il male, e non lo potendo fuggire sopportalo come uomo. E così mi fo di buon cuore, ma io ci sto poco su perché da ogni parte mi assalta tanto desio d'essere una volta con costei e continua. Vedete, il desiderio furioso, il furore di tipo sessuale e la sfida dell'andare in inferno che viene e addirittura il perpetrare un inganno sistematico, coinvolgendo anche fra Timoteo e quindi la Chiesa stessa, per poter appagare il proprio desiderio sessuale. Troviamo, vedete, in Machiavelli, quindi, quella volontà di affermazione del desiderio sessuale autonomo che per di più viene connesso con una conoscenza superiore dell'uomo, in realtà da parte sua la figura di Machiavelli è nota per questo, della politica, della guerra, e quindi noi potremmo dire di scienze che sono relative all'assoluta autonomia del naturale e del politico nei confronti del teologico. Quindi da questo punto di vista, a mio avviso, un'affermazione di principio antitetico, di logica antitetica, che risponde a quelle indicazioni che davamo all'inizio della conferenza. Quindi Machiavelli è un Machiavelli nel mito di Bandello e poi di Zentner, maestro di libertinismo e ateismo. Voi capite che nella Commedia Gesuitica il nome Leonzio non può essere presente se non spiegando che vi era anche una brama sessuale violenta nelle tante concupiscenze, così si esprime il testo latino, di cui il conte Leonzio era posseduto. E quindi Machiavelli diventa, suo malgrado, giustificato da suoi testi e da sue opere, quell'elemento genetico, quel maestro di impietà, quel maestro di assolutezza, di scatenamento del desiderio sessuale contro e attraverso la strumentalizzazione della Chiesa stessa, quel maestro di politica, ricordate quelle braghe bentivogliesche messe al Cristo crocifisso nello studio del maestro, appunto, che è il prototipo del conte Leonzio, gesuitico, è una presa in giro di Cristo stesso, no? Cioè il principe è un principio anticristico, l'esaltazione dell'inganno e della burla nei confronti del destino ultraterreno è un principio anticristico, un'affermazione di assolutezza della natura, di assolutezza del mondo, di principio, ripeto, antitetico o genialità della sensualità e della scienza sostanzialmente. Mi fermo qui, so di aver accumulato troppi dati, ma penso che almeno si sia individuata quella che è la mia traiettoria, che si conclude in questa maniera, cioè affermando che scusate se dobbiamo ricorrere a terminologie così vaghe, è nel Rinascimento sostanzialmente che emerge questa idea della dignità della scienza, dell'autonomia del politico, del riscatto della sensualità, no? Cioè quindi della affermazione dell'umano e del mondano come principio che progressivamente si afferma come principio antitetico. Non tratto di un elemento forte, perché sia il mito di Don Giovanni che il mito di Fausto sono successivi alla Riforma. A mio avviso il ruolo storico della Riforma luterana è un ruolo storico decisivo proprio nel rompere la cristianità e nel favorire
quel principio di, per riprendere ancora Kierkegaard, del ritrarsi dello spirito del cristianesimo rispetto alla mondanità abbandonata in qualche modo alla sua autonomia. Cioè qui la storia della riforma incide sulla genesi della modernità e sulla liberazione di questi titani del principio spirituale della carne, del principio spirituale anticristico, chiamiamolo così, della scienza. Grazie. Allora, grazie mille per questa relazione densa di questioni e molto ricca, quindi io aprirei subito il dibattito e le domande, insomma lo spazio per le domande. Ricordo sempre anche in chat online è possibile fare le domande. Prego. Sì, esatto, venga qui perché deve anche farla sentire nel microfono. Il microfono dell'online. Esatto. Posso togliere? Sì, sì, metto io per rispetto. Chi parla si maschera. Buongiorno. Intanto la ringrazio per l'intervento e volevo farle due domande su breve, ma non so se l'ha risposta altrettanto, comunque collegate. E le chiedo, a fronte quindi di tutta questa tesi che ha avanzato e sviluppato, che senso ha quindi continuare a definire Faust, dico Faust perché sono solo di Faust, quindi vado dritto al punto, un mito moderno? Nel senso, le tematiche moderne che aggiunge il mito di Faust sono aggiunte a un mito, diciamo, precedente, o effettivamente lo costruisco come un nuovo mito? E collegato, si può ancora quindi parlare di mito di Faust? Nel senso, ha senso definirlo di Faust, o avrebbe più senso definirlo come mito del mago tentato dal demonio? Perché effettivamente lei sostiene un'importanza assolutamente fondamentale del personaggio di Simon Mago, per cui a me viene a domandarmi se Simon Mago è un mito anteriore o è lo stesso mito. Cioè, c'è una cesura tra i due miti che fa sì che si possa definire Faust un altro mito che semplicemente ha in Simon Mago un suo, diciamo, motivo antecedente. Io lo avrei così personalmente, utilizzo, diciamo, categorie come... Però lei già lo sa qual è la specificità di Faust irriducibile a Simone. Qual è per lei? Per me la specificità è intanto il fatto di essere un mito letterario, cioè un mito che comunque vive principalmente in letteratura e quindi già sono distanziabile da un mito che vive soprattutto una questione, diciamo, religiosa. Anche i religiosi spirituale. Si scrivono, erano letterari pure loro. No, vabbè, quello non, non posso dire, però io vedo soprattutto nei miti moderni una caratteristica principalmente soprattutto letteraria. E poi, sinceramente, non conosco benissimo l'aspetto, diciamo, religioso, quindi non mi spingo a dare una risposta definitiva, per questo sono curioso di sapere se lei vede tra i due una cesura che li separa o una continuità nel quale uno dei due semplicemente fa riferimento e riutilizza l'altro. Ecco, questa è la mia... La domanda è molto intelligente ed è molto insidiosa. Sostanzialmente è una domanda, come dire, che spinge a riflettere continuità e innovazione, no? Cioè su cosa significa recuperare un mito. Allora, gli elementi di continuità sono del tutto evidenti, abbiamo visti. Persino nel nome, ricordo che Faustus nelle pseudo-clementine era una delle maschere di Simon Mago, in qualche modo aveva un ruolo narrativo importantissimo perché era una maschera che coinvolgeva a livello di parentela lo stesso narratore Clemente delle vicende del conflitto tra Simone e Pietro. Non è da escludere che il Faust storico, e qui aggiungiamo un altro elemento estremamente complicato, perché è esistito un mago Faust attestato, appunto, lei lo saprà meglio di me, da fonti luterane, melantoniane, di tradizione quindi in particolare luterana, questo Faust storico avesse scelto volutamente il nome a partire da una memoria, come dire, una nuova maschera, una nuova manifestazione sostanzialmente di Simone. Allora, non ho risposta se non rimandare ancora a quella indicazione di elementi di riattivazione. A mio avviso
il mito di Fausto è molto diverso dal mito di Simone, non perché sia un mito letterario. Tutte le attestazioni e le fortune che noi abbiamo del mito di Simone Mago sono letterarie. Atti degli Apostoli, Pseudo Clementine, Fonti Eresiologico, Giustino, Ireneo, lo Pseudo Ippolito, Epifanio di Salamina. Quindi sono tutte fonti letterarie. E il modo, no, di far camminare, nutrire il mito rimane un veicolo sostanzialmente letterario, soprattutto se il mito circola per tutta Europa, quindi è del tutto evidente. Quindi io non credo nelle trasmissioni orali dei miti di nessun tipo, ma credo sempre a una struttura scritta che li media. Allora, a mio avviso, è quando lei attribuisce al letterario implicitamente un valore di autonomia rispetto al canale religioso, quindi in qualche modo una sacralità moderna al letterario, che allora io la posso seguire, però riportandola a quella che era la mia indicazione. In fin dei conti, ciò che a mio avviso caratterizza di decisivo Faust e di differente nei confronti di Simone, che è un mito che è riuscito a rompere la sua subordinazione apologetica, non so se mi spiego, e si pone come altro paradigma di interpretazione, che al tempo stesso, qui torniamo alla questione dell'opera buffa, cioè da una parte Don Giovanni è l'irresistibile seduttore, purché porti la gonnella, voi sapete quel che fa, no? Che quindi veicola il desiderio sessuale, la sua in fondo ormai piena legittimità, veicola la vitalità che c'è dentro questo mito. Tutto questo è presente, ma in maniera completamente diversa rispetto ad una sensualità e sessualità vista come tentazione che perde, che fa morire. Ma torniamo al Don Giovanni, rimane nel Don Giovanni però l'aspetto, come dire, il rovescio tetro, il rovescio tragico, in qualche modo esorcizzato, la famosa discussione sull'epilogo, no, quasi borghese, di tutti i superstiti salvati rispetto a Don Giovanni che viene a sprofondare nell'inferno. Ma è chiaro che il problema di Giovanni è anche il problema della morte, del rapporto tra appunto Eros e morte, tra senso ultraterreno, su autonomia problematica della natura. Allora qui torniamo con le meravigliose pagine di Kierkegaard sul musicale erotico, sull'immediatezza e rimbalzare, il sasso deve rimbalzare per non sprofondare. Vi è questo elemento dello sprofondamento interno al mito di Don Giovanni, che è ovviamente interpretato, qui sto spostando a Don Giovanni da Faust, ma è interpretato in maniera diversa, ma anche nel Faust di Goethe. Sostanzialmente il Faust di Goethe è un Faust molto più seduttivo rispetto al Faust convertito dell'epilogo, no? Anche qui il problema della conversione finale di Faust, l'elemento mariano, però notate in questa tensione tra il femminile e l'eroe, sulle varie metamorfosi dei personaggi femminili attraverso Faust, no? E quindi il crescere interno, Gershwin, Margherita, insomma, e Maria alla fine. Ciò nonostante, Faust attrae anche a livello musicale, no? Per la sua furia, per la sua titanica volontà di vita, e magari appiccicaticcio il finale, chiamiamolo fintamente edificante di Goethe, che in qualche modo è forse una capriola, è una bestemmia ulteriore, vorrei dire, non so se mi spiego, no? È la santificazione dello Streben, e quindi del principio antitetico, potremmo dire, a una vera e propria escatologia sostanzialmente, no? Allora, ripeto, è evidente che non è la stessa cosa, che Faust non è Simone, che Faust è una metamorfosi di Simone. Io mi ci scontro da anni su questa categoria di metamorfosi, cosa voglia dire, cioè identifico delle profonde connessioni, ma mi rendo conto che o uno corre il rischio di ripetere l'identico e di essere insensato da questo punto di vista, non avere senso storico, o invece, identificando queste connessioni, deve essere sensibilissimo nel riuscire a cogliere logicamente gli elementi di differenza. Cioè, di come delle strutture, cioè il mito in fondo si trasforma, e quindi trasformandosi è un elemento elastico, cioè una specie di pongo, potremmo dire, trasformandosi da origine a diverse configurazioni che vengono poi significate in maniera talvolta appunto antitetica. Qui torniamo all'indicazione di Kierkegaard, che è molto interessante, è il principio, che se è un principio può valere ormai indipendentemente, mentre invece Simon Mago non è un principio
autonomo, cioè viene dichiarato come l'antitesi subordinata e sconfitta, mentre poi quel principio nella modernità comincia a diventare un'alternativa in realtà attrattiva e persino vincente, o forse ciò che rivela l'autenticità dell'uomo, che siamo puro desiderio e pulsione sessuale e che siamo puro desiderio di scienza, seppure destinata probabilmente allo sprofondamento sostanzialmente. Non so se le ho risposto, ma bisogna saper anche evitare le questioni difficili. Allora, se ci sono altre domande, anche online, ripeto. Prego, sento una voce. Cora. Cora, posso? Velocissimamente. Volevo chiedere, rispetto a quest'ultima cosa che ha detto, se potesse fissare cronologicamente, in modo più preciso, quando sarebbe il momento in cui avviene questa rottura da parte del mito della struttura apologetica e posizione di un principio. Perché capisco perfettamente, ma appunto rispetto al Faustbuch non riesco a vederlo. Già Marlo forse è tutto un altro discorso, lì c'è anche una mediazione di Machiavelli, tra l'altro. E però volevo capire dove lei fissa questo momento in cui possiamo vedere la rottura. Chiaro che a mio avviso nella storia non si danno rotture, cioè il giorno X, no? Come dire, noi potremmo dire la crocifissione di Cristo, quella è una rottura più o meno databile in questi, perché produce tutta una serie di effetti. In questi casi, proprio a livello di fortuna letteraria, diventa difficilissimo. Allora, io direi comunque nel 500. Cioè, insisto su questo, è il 500, poi uno deve andare sempre a ritroso, no? Cioè, è chiaro che il 500 è preparato dal 400, è preparato dall'umanesimo, è preparato da una lenta maturazione dell'autonomia e della divinità, ma è nel 500, è vero che l'ateismo già si afferma, soprattutto a Roma, già a partire dagli anni 50 del 400. Questo non è un'indicazione secondaria, ma perché si dia una specie di catalizzazione su delle figure forti, come appunto di quella Machiavelli Don Giovanni, io la definirei così nella traiettoria, o appunto Faust, dal Faust storico. Vedi, in entrambi i casi dei personaggi storici che tendono ad essere catalizzatori. Allora, è chiaro che l'elemento di catalizzazione è un elemento lento, no? Che agisce per sovrapposizioni. Non mi pare un caso che le due figure storiche di riferimento che noi siamo in grado di riconoscere al di sotto delle figure appunto di Don Giovanni e di Faust, almeno per quello che sono riuscito a ricostruire io, magari mi sbaglio, siano appunto quella del Machiavelli storico. Qui io vi dovrei dire tanto su Bandello, Verona, Giberti, prima della novella, Bandello si sofferma sulla vergogna di Machiavelli che ha descritto l'opportunità di uccidere un papa. Mi capite? Cioè, voglio dire, quel testo è un testo fantastico. Cioè, quelle 5-6 pagine sono pagine per me che segnano una svolta. Cioè, c'è stato qualcuno che ha pensato di poter uccidere il papa, che si doveva uccidere il papa per essere gloriosi e non di essere dimenticati nei secoli. Voglio dire, qui noi vediamo un principio di totale rovesciamento, un principio spirituale antitetico al principio spirituale cristiano. E allora, così nel caso di Faust, esiste una figura storica di Faust che è stato in grado in qualche modo di catalizzare e che incarna, ne abbiamo parlato tante volte, Cora, per me la dialettica tra autonomia del pensiero, e noi potremmo dire autonomia della teologia, quindi non solo della filosofia o dell'astrologia o dell'astronomia o della filologia, ma anche autonomia della teologia e sua condanna. Quando tu mi puoi obiettare, nella tradizione luterana Faust rimane un elemento negativo, non attrattivo, cioè indicato come errore e quindi ancora subordinato nel 500.
Sì, è quello che dicevo rispetto al Faustbook, esattamente questo. È quello, ma per me dura, insomma, in tutte le testimonianze. Ma, ripeto, è un po' un effetto a valanga. Sottolineo quello che diceva Kierkegaard, che è geniale. Poco prima Don Giovanni. Molto interessante, no? Proprio perché Faust rappresenta un rovesciamento totale sistematico, che il Don Giovanni, come liberazione immediata della pulsione, della sua legittimità, deve, rispetto alla quale deve essere precedente, Don Giovanni. Per cui direi che il secolo decisivo è il Cinquecento, poi starà a te identificare i momenti in cui la figura di Faust comincia a diventare una figura attrattiva. Qui poi c'è Ludovico che parlerà pure di Faust in Blumenberg e quindi di un grande interprete dei momenti di autoaffermazione del moderno. Chiudo, sono troppo lungo. Tu, en passant, hai parlato di Bruno, per me Bruno è importante nella fortuna inglese e nel doppiamento, cioè è lì, è nel Faust di Marlowe che cominciamo a vedere un Faust che attrae, non so se mi spiego ancora, no? E che quindi si afferma e che capta sia elementi bruniani che tramite Bruno elementi machiavelliani, non dimentichiamolo, eh? Quindi, insomma, qui... Il nodo diventa interessante. Infatti tu sai che una mia vecchia idea era che un'indagine sulla fortuna di Faust dovesse concludersi con Bruno. Sì, sì, no, ma, dipende quale Marlo, segmento, Bruno Marlo, insomma. Sì, sì, quale segmento di fortuna, chiaramente, no, ma sono convinta che poi passare al contesto inglese aiuti anche a capire, ma la mia domanda sul quando non era un quando generico da un punto di vista di grandi processi storici, ma era un quando rispetto alle attestazioni letterarie della tradizione faustiana, era... E allora dico Marlo, allora se ti devo dare una risposta direi Marlo sostanzialmente. Tra l'altro ricordo solo che Blumenberg a proposito definisce Bruno il Faust della modernità e quindi torna perfettamente tutte queste insieme di questioni. Io volevo chiudere creando un ponte anche con la relazione successiva, richiamando giusto un'ultima questione. Relativamente a Nietzsche, perché in fondo in qualche modo è un protagonista che sembra molto sensibile a questa serie, a tutte queste suggestioni anche che diceva proprio della musica, cioè l'autore dell'Anticristo parte da un testo, La nascita della tragedia dello spirito della musica, in cui sembra proprio intuire proprio questo aspetto, cioè l'immediatezza della musica come elemento di capace di infrangere l'escatologismo occidentale, la proiezione ultraterrena e di calarsi nella sofferenza in maniera, come dire, capace di godere dell'immediatezza allo stesso tempo. E quindi questo era un aspetto che insomma, ritorna sul... Ludovico, io da te imparo. Certo, una cosa interessante per tenere e chiudere, no? Ricapitolando certi fili, e che proprio nella nascita della tragedia mi pare che ci sia quelle grandi esaltazioni di Lutero, come colui che ha incarnato il musicale tedesco, e quindi come una forza di effrazione, no? E di contestazione. Quindi un Lutero totalmente ambiguo, totalmente forzato, un Lutero che poi verrà nell'Anticristo indicato come il responsabile della restaurazione rispetto niccianamente allo spirito del Rinascimento, che era lo spirito dell'immanenza, cioè che era il Don Giovanni Faust finalmente... Un Nietzsche ancora wagneriano. E quindi un Nietzsche ancora wagneriano in cui il principio del musicale però attribuito allo stesso Lutero quando Lutero viene riconosciuto come forza, no, di violazione. Allora, chiudo su questo. È possibile che persino la riforma luterana, cioè anzi, certo, che quando io dico riforma, no, che la riforma luterana come elemento di contestazione dell'ordine mondano, compatto, il più clamoroso, è chiaro che è uno sgretolamento progressivo, che però la riforma luterana abbia avuto una funzione genetica ambigua nei confronti della figura di Faust. Quindi non soltanto come simbolo strumentale di condanna, ma anche come, diciamo, spia di una crisi interna del sistema cristiano che tracolla. Quindi questo Faust, scusate, questo Lutero musicale nicciano mi sembra un personaggio interessante. Mi maschio. Va bene, allora, scusate, riprendo la parola. Se ci sono ancora
un'ultimissima domanda in estremis, altrimenti io vado a presentare. C'è una nella chat, non so se. Ah, ecco, infatti avete fatto bene di guardarmi. Prego. La devo leggere? Allora, chiedo a, eventualmente a Vilma se vuole fare lei la domanda piuttosto che lasciare leggere a me. Ci sente? Vabbè, se no leggo io. Primo punto, una cristianizzazione della Iubris classica, anche l'Ulisse dantesco ha alcune caratteristiche faustiane, questa mi sembra un tema. Due, il tema dell'aldilà e il turbamento e il disordine dei tempi in Shakespeare, Amleto, Otello, dove Iago è figura machiavellica. Tre, il libertinismo cinquecentesco e l'epicureismo rinascimentale come obiettivi polemici. Pensano che siano tutti punti, diciamo così, posti a... Una bella domanda. Allora, salto sulla seconda perché non ho le competenze, quindi risparmio tempo. Sulla terza, ricordo come l'epicureismo sia un elemento chiave nella tradizione ateistica italiana già quattrocentesca, tardo quattrocentesca e cinquecentesca. Bartolomeo Scala era un epicureo, noi abbiamo, lo ricordo, il manoscritto in cui Machiavelli di suo pugno copia il De Rerum Natura con alcune note a margine, mi pare del libro secondo e terzo. Quindi l'attenzione nei confronti di Epicuro è un'attenzione notevolissima e certamente vi sono forti elementi epicurei all'interno del pensiero machiavelliano. Quindi assolutamente sì, sottolineando per l'epicureismo la negazione della provvidenza più che il problema del piacere, no? Sappiamo già come Valla avesse da questo punto di vista corretto una restituzione dell'epicureismo, addirittura convertito in prospettiva teologica cristiana. Per cui l'epicureismo sicuramente. La prima domanda è una domanda enorme che mi invita alla Hubris di parlarvi per circa 3-4 ore di seguito. Sicuramente... E allora, innanzitutto, l'Ulisse dantesco viene comunque condannato. C'è un bel testo di Donà, che è dedicato a Leopardi, che si intitola, non me lo ricordo come, va bene, e è una monografia dedicata a un'interpretazione di Leopardi, che in una sezione insiste, analizzando la questione del desiderio infinito, insiste sull'origine classica e mette a fuoco, anche in riferimento a Leopardi, l'Ulisse dantesco come momento di confronto della tradizione cristiana con il problema del desiderio infinito. Ancora una volta, dato che io sono monomaniacale, sono un cristianista, ho scritto varie cose, tra cui un recente articolo sul dulce naufragio si intitola, dedicato all'infinito di Leopardi, in cui molto rapidamente una sezione mostro come in realtà i veri inventori del progresso all'infinito, visto in senso positivo e non come negativo, come vanificazione, come hubris o come negazione della termine, quindi della realtà e della bontà della realtà, come tutto questo sia in realtà originariamente cristiano, cioè un rovescio alla dannazione della brama infinita cantata da Dante in riferimento ad Ulisse. Esiste una tradizione cristiana a cui, guardate caso strano, attinge lo stesso Bruno, pur rompendo col cristianesimo, una tradizione cristiana di esaltazione del desiderio infinito. Allora, il problema è che questo diventa significativo quando, e qui l'Ulisse dantesco prova di questa metamorfosi, quando l'esaltazione all'infinito diventa un principio anticristiano, non più cristiano, sostanzialmente. Quindi diventa un principio faustiano, no? E quindi la negazione di qualsiasi escaton, la negazione, cioè l'esaltazione del puro tendere, in principio era l'atto, non il verbo, non l'ordine, ma era il desiderio infinito, così Goethe, no? Traduce come Fausto traduce... l'attacco Tat, no? L'attacco del prologo di Giovanni. Mi fermo qui. Comunque le domande erano molto interessanti.
Allora, io passo subito ora la parola all'ultimo relatore, che in realtà è anche stato preziosissimo organizzatore di questa giornata, il dottor Max Bergamo, che attualmente è postdoc presso l'École Normale Supérieure di Parigi, Saint-Jean-Pépin, e si è formato in filologia classica all'Università di Padova e in filosofia presso la Ludwig Maximilians Université di Monaco. Ha condotto i suoi studi dottorali nel quadro di un accordo, in realtà il co-tutela appunto tra l'Università di Monaco e la Sorbonne Université. Nel 2020 è stato borsista appunto presso l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici di Napoli e i suoi interessi di ricerca si rivolgono in primo luogo alla filosofia antica, in particolare alla ricezione di Eraclito nella tradizione storica neoplatonica, ma si è anche proficuamente occupato di altre linee di ricerca, in particolare relativamente al ruolo dell'eredità greca nel pensiero islamico, nel mondo islamico, e da ultimo anche ciò che tocca più da vicino la relazione di oggi, il pensiero e l'attività filologica del primo Nietzsche, e il suo intervento di oggi è infatti dedicato appunto a Nietzsche, alla sua lettura della figura del Don Giovanni. Il titolo precisamente è Metamorfosi di Don Giovanni, il pensiero di Nietzsche. Grazie anche a Max e a lui la parola, grazie. Prego, sì, certo. Grazie, se poi metti anche un po' più forte. Ti vuoi mettere al centro? No. Basta che mi sì, sì. Grazie a Ludovico per questa presentazione e avendo contribuito all'organizzazione di questo convegno. Ringrazio anche l'Istituto per l'ospitalità e tutti i relatori che parteciperanno alle prossime giornate per la loro disponibilità. Io mi concentrerò su un tema specifico, ovvero sulla ricezione di Don Giovanni in Nietzsche, trattandosi di figura dell'importanza e della levatura intellettuale di Nietzsche. Può stupire che questo tema non sia stato approfondito in maniera capillare, ma effettivamente a tutt'oggi mi risulta che non vi sia stato uno studio, non sia stato condotto alcuno studio particolareggiato su questo tema. Tuttavia, la ricezione di Don Giovanni in Nietzsche, pur non essendo particolarmente ampia, tocca alcuni snodi cruciali del suo pensiero e quindi merita, secondo me, di essere approfondita con più attenzione. Come vedremo nel corso delle prossime giornate, come abbiamo già visto grazie all'intervento del professor Lettieri, in realtà è difficile nell'Ottocento parlare, e anche prima, soprattutto nell'Ottocento, parlare della figura di Don Giovanni senza notare una serie di intersezioni con la figura di Faust. La ricezione faustiana di Faust, nicciana di Faust, è più ampia di quella di Don Giovanni, studiata un po' meglio, ma è comunque rilevante in questo senso notarne alcune tangenze con la figura di Don Giovanni che non sempre vengono messe in luce. La ricezione di Don Giovanni di Nietzsche è interessante anche perché, come avviene spesso parlando di Nietzsche, cercando di analizzare le sue fonti, non si tratta di una ricezione banale, non si tratta cioè semplicemente della ricezione del Don Giovanni di Mozart e non si tratta neppure di una ricezione che abbia come propri riferimenti culturali quelli a cui si penserebbe. Vedremo infatti che, ad esempio, una certa cultura francese è particolarmente interessante per la ricezione di cui ci occuperemo. Inizierei con in realtà notizie di carattere aneddotico per dimostrare come Nietzsche conoscesse in realtà molto bene Don Giovanni di Mozart. Possiamo leggere uno stralcio da una lettera che scriveva ancora quindicenne quando studiava alla scuola di Pforta a un suo compagno, a cui scrive appunto: domenica scorsa ci fu di nuovo il concerto, tra le altre cose cantammo anche il coro di Pocolono di Mendelssohn, davvero stupendi. Furono eseguiti anche svariati brani abbastanza lunghi del Don Giovanni. Questo significa che Nietzsche non solo conosceva Don Giovanni di Mozart, ma aveva anche cantato nel coro della sua scuola alcuni brani dell'opera. Questo non è solo interessante a livello aneddotico, ma anche nella misura in cui la dimensione musicale dell'interesse di Nietzsche per Fausto e Don Giovanni avranno un ruolo e torneremo
su questo punto. Per quanto riguarda il periodo giovanile, Nietzsche dimostra una conoscenza molto dettagliata di un altro Don Giovanni, ossia Don Giovanni di Byron. C'è tutta una serie di lettere molto insistenti che scrive nel 61 alla madre e alla sorella, in cui insiste con molta impazienza affinché gli sia mandata appunto una copia di questo Don Giovanni. E torneremo a parlare di Byron per un tema più specifico, ma possiamo ricordare sin d'ora come in realtà il Don Giovanni di Byron sia molto particolare, perché in esso figura un Don Giovanni che non è più il grande seduttore, ma tende invece a essere lui stesso continuamente sedotto da una serie di figure femminili da cui sembra non potersi difendere. Il primo passo importante in cui Nietzsche si riferisce alla figura di Don Giovanni è un passo in cui il Don Giovanni in questione è ancora tradizionale, almeno nella misura in cui chiaramente il modello principale è quello mozartiano. Si tratta di un brano di Aurora, e Aurora è l'opera centrale per la ricezione nietzschiana di Don Giovanni. Anche il passo più importante di cui ci occuperemo tra poco è tratto da Aurora, e in questo caso il contesto è un contesto di polemica chiaramente anticristiana. Leggo questo passo, di cui ho selezionato una parte. Diciamo che in generale, per riassumere la parte che non riproduco, il tema di questo aforisma è una feroce polemica condotta contro il cristianesimo, che avrebbe abituato gli uomini a sopportare le torture dell'anima in una maniera completamente tale da far dimenticare all'uomo che in realtà, come nell'antichità classica, le torture dell'anima dovrebbero essere percepite come qualcosa di equamente importante, se non di più importante, rispetto alle torture del corpo. Quindi il cristianesimo avrebbe legittimizzato una sopportazione eccessiva, secondo Nietzsche, appunto, di questo tipo di tortura. Leggo il testo. Tutto ciò ha come risultato che l'umanità si comporta ancora oggi verso il rogo mortale dello spirito, verso le spirituali torture e strumenti di tortura, con la stessa pazienza e risolutezza con cui si comportava una volta verso la crudeltà usata sul corpo di uomini e di animali. L'inferno non è stato in verità una mera parola, e ai reali terrori infernali nuovamente creati si è fatto anche corrispondere un nuovo genere di compassione, un orribile ed enormemente pesante commiserazione ignota alle epoche precedenti, verso chi è dannato irrevocabilmente all'inferno, come lo dimostra per esempio il convitato di pietra nei riguardi di Don Giovanni, quella commiserazione che nei secoli del cristianesimo ha fatto gemere più di una volta persino le pietre. Quindi l'obiettivo qui della polemica di Nietzsche è questo concetto cristiano di Erbarmen, di commiserazione, in cui, come si legge in altri aforismi di Aurora, Nietzsche vede un'intollerabile ipocrisia. Uno dei temi fondamentali del Nietzsche di questo periodo è in realtà come in ogni sentimento, in ogni emozione, sia sempre contenuto il proprio opposto, e quindi dietro la compassione cristiana lui vede in realtà una figura di dominio. E questo è abbastanza evidente per quanto riguarda il convitato di pietra. Naturalmente qui l'episodio è astratto dal contesto concreto in cui vediamo ad esempio in Mozart, ma è interessante che Nietzsche colga questo, come il convitato di pietra rappresenti da un punto di vista della morale, la morale tradizionale cristiana, perché anche lo stesso Don Giovanni di Mozart, anche grazie alla sua strutturazione scenica e musicale, pare essere implicitamente una critica a questo tipo di autorità. Questo è il primo passo in cui Nietzsche si occupa del Don Giovanni in una maniera indiretta, e potremmo dire ancora parzialmente episodica, nella misura in cui la figura del convitato di pietra è evocata e discussa, però non vi è ancora una vera e propria appropriazione
da parte di Nietzsche della figura di Don Giovanni. Per comprendere su cosa si basi questa appropriazione bisogna tuttavia allontanarsi appunto dai percorsi più seguiti per quanto riguarda la ricezione di Don Giovanni, perché appunto per Nietzsche il Don Giovanni di Mozart è stato sì importante, ma ancora più importante per lui è stato un altro Don Giovanni, forse oggi molto meno noto, ossia il Don Giovanni di Prosper Mérimée, un autore, soprattutto un novellista francese, che scrisse, che pubblicò nel 1834 nella Revue des Deux Mondes una novella intitolata Les Ans du Purgatoire. Quindi in questa novella sulle anime del purgatorio si ripercorre la vicenda di Don Giovanni, ma si tratta di un Don Giovanni che è programmaticamente diverso dal Don Giovanni della tradizione ripresa da Conte e Mozart. Infatti questo è un tratto che è stato anche sottolineato, ad esempio, da Macchia. Vi sono due linee, secondo Mérimée, ma anche secondo molti studiosi contemporanei, della tradizione di Don Giovanni. La prima si riferirebbe alla figura di Don Giovanni Tenorio e sarebbe quanto leggiamo in Mozart, e l'altra si riferirebbe invece a un diverso Don Giovanni, un tale Don Giovanni di Maragna. Questo è anche naturalmente un pretesto narrativo per Mérimée, che si appoggia su questa differenza anche storica. Secondo lui appunto il Don Giovanni di cui parla sarebbe realmente esistito, mentre Don Giovanni Tenorio sarebbe un'invenzione puramente letteraria. E questa novella è una novella in realtà molto concettosa, ma questo approccio intellettuale piaceva molto a Nietzsche. In questo periodo si tratta del cosiddetto periodo illuminista di Nietzsche, in cui cerca di riprendere effettivamente una parte degli ideali di Voltaire e così via, anche se sempre in maniera molto selettiva. E essenzialmente in questa novella Don Giovanni finisce per pentirsi dei propri peccati. Molto in sintesi, appunto, vi è una scena in cui Don Giovanni, in un momento di prostrazione, di malattia, rilegge la lista delle proprie conquiste, in cui sono presenti anche curiosamente i nomi dei mariti delle donne da lui sedotte, e si accorge che tra le varie categorie manca quella. Mancano le donne di chiesa, quindi decide di sedurre una suora e attraverso varie peripezie sceglie, diciamo, la persona sbagliata, trattandosi di una sua ex amante, che però ha un atteggiamento positivo verso di lui nella misura in cui vuole ormai evadere dal convento. E insomma, in questa trama abbastanza particolare, a un certo punto Don Giovanni si trova a assistere al proprio funerale. E alla vista, a questa vista si pente e vi è una redenzione finale. Ora, ci si potrebbe chiedere perché Nietzsche dovesse preferire una novella di questo tipo al Don Giovanni di Mozart. Come sempre, le preferenze di Nietzsche non sono solo dovute al contenuto o un apprezzamento puramente estetico letterario di un'opera, ma bisogna sempre inserirle nella costellazione intellettuale in cui in quel dato periodo si riconosceva. In questo caso, accanto a Mérimée, vedremo che vi è un'altra figura molto importante, Stendhal, e importantissimo, e torneremo su questo punto, è il contrasto che si sviluppa in questo periodo nel pensiero di Nietzsche tra quello che è tedesco, e quindi do finita la sua fase wagneriana, schopenhaueriana, e quanto invece è francese o anche solamente mediterraneo, o quanto attiene al sud, e torneremo appunto su questo punto, anche appunto Bellini e Bizet furono molto importanti per Nietzsche, e quindi da questo punto di vista è più facile leggere un'affermazione come quella che troviamo in questo passo,
Leggo solo la parte centrale perché questo è un pensiero che si trova nei frammenti postumi in cui Nietzsche cerca di sostenere la tesi per cui la novella avrebbe in generale un effetto più intenso del dramma e sarebbe una forma letterale più sincera, ma il passo che ho sottolineato è abbastanza significativo nella misura in cui si legge quanto fiacco e poco convincente è il Don Giovanni di Mozart rispetto al Don Giovanni di Mérimée. Quindi questo si giustifica, sì, in base all'argomentazione specifica condotta da Nietzsche, ma è anche lo specchio di una sua vera adesione a una ricezione, diciamo, più francese, francofona, del Don Giovanni. La questione è naturalmente, al di là di questa affermazione di principio, dove si noti un'appropriazione più profonda di questa tradizione rispetto a quella di Mozart. In realtà, nonostante quanto Nietzsche sembri affermare, entrambe sono importanti e si fondono in maniera difficilmente, insomma, non c'è una vera soluzione di continuità tra queste tradizioni. Però accanto a Mérimée vi è un'altra figura, quella appunto appena evocata di Stendhal, su cui ora vale la pena soffermarsi. Tutti questi passi in realtà sono ausiliari nell'analisi che stiamo cercando di condurre, nella misura in cui vedremo che vi sono un paio di passi densissimi in cui Nietzsche ricrea una figura di Don Giovanni, ma senza tenere presenti questi riferimenti culturali si rischia di non comprenderne la portata. Passiamo quindi al passo forse più importante relativo a Don Giovanni, e si tratta dell'aforisma 327 del quarto libro di Aurora, e qui vi è davvero una presentazione di Don Giovanni fortemente integrata nelle aspirazioni e nelle tendenze del pensiero nicciano di quel periodo. Leggo questo aforisma, che si chiama Una favola. Il Don Giovanni della conoscenza non è stato ancora scoperto da nessun filosofo e da nessun poeta. Gli manca l'amore per le cose che conosce, ma nella caccia e negli intrighi della conoscenza, su fino alle stelle più alte e lontane della conoscenza, è ingegnoso, formicolante di desiderio, e ne gode finché non gli resta più nulla a cui dar la caccia, se non quel che nella conoscenza è l'assolutamente nocivo, come fa il bevitore che finisce per darsi all'assenso e all'acquavite. Così alla fine si incapriccia dell'inferno. È l'ultima conoscenza quella che lo seduce. Forse anch'essa lo delude come ogni cosa quando è conosciuta, e allora dovrebbe starsene immobile per tutta l'eternità, inchiodato alla delusione, trasformato lui stesso nel convitato di pietra, con un desiderio di un'ultima cena della conoscenza che non gli toccherà mai più, poiché l'intero mondo delle cose non avrà più un boccone da offrire a questo affamato. Questo è un passo indubbiamente densissimo in cui si potrebbero identificare moltissimi riferimenti filosofico-letterari, e sembra utile però ovviamente appoggiarci sulle fonti che possiamo ricostruire in base agli appunti dello stesso Nietzsche e di altri passi. Intanto vi è chiaramente un controcanto tra questo Don Giovanni e quello della tradizione che troviamo rappresentata nel Don Giovanni di Da Ponte e Mozart. In primo luogo, qui è Don Giovanni stesso a scegliere l'inferno, tra l'altro, prima, dopo aver aspirato alle vette più alte della conoscenza. Però è una tendenza molto don giovannesca, anche se vagamente faustiana, e su questo dovremo tornare, che motiva Don Giovanni ad andare all'inferno, ossia il fatto di non trovare sulla terra, per così dire, qualcosa che possa soddisfare il suo desiderio. Questo è sicuramente un elemento di consapevole contrasto con la figura tradizionale di Don Giovanni. Un altro elemento più particolare è il riferimento all'ultima cena, che oltre a essere un riferimento in generale molto interessante,
ricorda il finale, per opposizione, il finale del Don Giovanni, in cui si parla del barbaro appetito di Don Giovanni da parte appunto di Leporello. Qui invece Don Giovanni è ridotto a non poter più soddisfare, per così dire, il proprio appetito di conoscenza. E un altro paradosso rispetto appunto a questa tradizione di Don Giovanni, ovviamente, che lui stesso si trova tramutato nel convitato di pietra. Per attuare questo controcanto rispetto a Don Giovanni di Mozart, Nietzsche si appoggia su due autori, a mio parere. Il primo è già citato Mérimée, in cui, appunto, come ho già ricordato parlando della trama, Don Giovanni compie in un certo senso una discesa agli inferi, decidendo di assistere alla propria morte, e qui è qualcosa di simile e una ripresa abbastanza evidente. L'altro però è ancora più presente anche a livello verbale, come vedremo tra poco, è la presenza del modello di Stendhal. Vediamo però come vi sia un altro elemento interessante dal punto di vista teoretico, ossia che qui Don Giovanni non è solamente alla ricerca di qualcosa, ma è lui stesso sedotto dall'ultima conoscenza. Questo è anche in un certo modo un'opposizione alla figura di Don Giovanni. Il Don Giovanni di Byron potrebbe aver giocato un ruolo, ma è molto rilevante per quanto riguarda il rapporto tra Eros, o comunque anche passione e verità, in questa fase del pensiero di Nietzsche. Come ho già detto, questo passo è densissimo, perché si potrebbero anche individuare tutta una serie di echi, ad esempio platonici, dell'eros platonico. Questo Don Giovanni della conoscenza, appunto, mira ad utilizzare il proprio desiderio di conoscenza, appunto, un po' sul modello di Diotima nel Simposio, per ascendere alla conoscenza, ma alla fine fallisce, e l'unico luogo in cui la conoscenza lo può condurre è l'inferno. Il secondo, appunto, è qui, dimenticavo, questo è un frammento postumo in cui Nietzsche, diciamo, sottolinea ancora di più la propria identificazione con questo modello di Don Giovanni, scrivendo: non diventerete mai il Don Giovanni della conoscenza, perché non avete abbastanza coerenza e carattere. Quindi si tratta senza dubbio di un modello difficile, di un modello forse anche tragico per lo stesso Nietzsche, ma che rivestiva un'indubbia importanza per la sua riflessione. Veniamo appunto a un altro modello di aria francese, ovvero Stendhal. Stendhal scrisse, pubblicò nel 1822 un trattato intitolato Dell'amore. Questo trattato piaceva moltissimo a Nietzsche, ci sono molti riferimenti nelle sue opere, sia diretti che indiretti. Curiosamente non è più presente nella biblioteca di Nietzsche, questa biblioteca, ma Montinari ipotizzava abbastanza verosimilmente che Gertrude Rhee, la sorella di Nietzsche, Elisabeth, dovette averlo allontanato, e questo non sarebbe l'unico caso. In realtà si tratta di un trattato, non si tratta assolutamente di un trattato scandaloso, anzi riprende tutta una serie di idee che Nietzsche non condivide. Questo è anche un aspetto ironico della ricezione di molte opere a lui più o meno contemporanee, ossia il fatto che Nietzsche molto spesso abbia una grandissima stima per delle opere o per degli autori, da cui però riprende molto selettivamente, a volte capovolgendo il significato di quanto legge. Nell'ultimo capitolo di questo trattato, Stendhal oppone tra di loro due tipi di amore. Il primo lo chiama amore passione, il secondo non lo identifica chiaramente, ma si tratta di sicuro di qualcosa a metà tra l'amore fisico e l'altro amore, che lui definisce di vanità, e prende come modello di questi due tipi di amore Werther e Don Giovanni.
Il modello positivo qui non è Don Giovanni, ma è Werther, senza entrare nei dettagli delle concezioni di Stendhal, vede in questo amore passionale assolutamente devoto una via non solo antropologicamente positiva, ma anche una via all'arte, alla poesia, alla contemplazione della natura. Quello che per lui invece è più negativo è il modello di Don Giovanni, di cui dà un ritratto molto enfatico e molto negativo. Qui ho riprodotto un passo, uno dei passi più significativi, in cui appunto Stendhal ripercorre il dramma di Don Giovanni e scrive: questo triste dramma giunge al suo scioglimento. Vediamo un Don Giovanni che invecchia, prende sara con gli oggetti della propria sazietà e mai con se stesso. Lo vediamo, tormentato dal veleno che lo divora, agitarsi in tutti i sensi e cambiare continuamente l'oggetto. Ma per quanto grande sia lo splendore delle apparenze, tutto si conclude per lui in un cambiamento di pena. Arreca a se stesso della noia tranquilla o della noia agitata, ecco l'unica scelta che gli rimane. Alla fine scopre e rivela a se stesso questa fatale verità. Di conseguenza si riduce a far sentire il suo potere per ogni piacere e a commettere apertamente il male per il male. Questo è anche l'ultimo stadio dell'infelicità abituale. Nessun poeta ha osato presentarne l'immagine fedele. Un tale quadro somigliante farebbe orrore. Ma possiamo sperare che un uomo superiore distoglierà i suoi passi da questo cammino fatale, poiché è una contraddizione nel fondo del carattere di Don Giovanni. Ho supposto che abbia molto spirito, e molto spirito conduce alla scoperta della virtù attraverso la via del Tempio dell'Amore. L'amore alla Don Giovanni è un sentimento del genere del gusto per la caccia. È un bisogno di attività che deve essere risvegliato da oggetti diversi che mette incessantemente in dubbio il vostro talento. Ora, in primo luogo, è chiaro che Nietzsche conosceva questo passo. I termini che ho evidenziato in corsivo sono ripresi alla lettera nel passo di Nietzsche che abbiamo appena letto. La più grande differenza è chiaramente come questo ritratto sia estremamente negativo e rappresenti un Don Giovanni che una volta invecchiato non trova più nulla per soddisfare il proprio desiderio e quindi finisce per commettere il male per il male. Vi è però un aspetto che doveva aver interessato Nietzsche, ossia questa contraddizione su cui Stendhal attira attenzione al fondo del carattere di Don Giovanni. Da un lato la sua presenza di spirito e dall'altro questo gusto della caccia. Ancora più importante però è un altro rovesciamento attuato da Nietzsche, poiché è chiaro che il modello dell'amore passione descritto da Stendhal è una, come è stato mostrato da molti studiosi, è alla base di quella filosofia della passione della conoscenza che Nietzsche sviluppa in questo periodo. Come però è evidente, la passione, l'amore passione per Stendhal sta dalla parte di Werther e non dalla parte di Don Giovanni. Nietzsche riprende ancora una volta molto selettivamente la propria fonte, ma attribuisce a Don Giovanni questa passione per la conoscenza, attribuendovi un significato completamente diverso. E naturalmente non è un caso che Werther rimandi a Goethe, e torneremo presto sul ruolo di Faust per Nietzsche, che non è un ruolo assolutamente positivo. Da un punto di vista filosofico però è bene anche comprendere meglio che cosa vedeva Nietzsche in questa figura del Don Giovanni della conoscenza che vuole conoscere qualsiasi cosa senza amore, quindi in modo freddo, analitico, ma che è comunque una figura tragica nella misura in cui questa avventura della conoscenza sembra portare alla sua autodistruzione. Leggo la prima parte di questo passo, che è molto importante, sempre da Aurora. La nuova passione: ma il nostro istinto della conoscenza è troppo forte perché si possa apprezzare una felicità senza conoscenza o la felicità di una robusta e salda illusione. È penoso anche soltanto immaginarci in tale stato.
L'irrequietezza dello scoprire e dell'indovinare è divenuta per noi affascinante ed indispensabile come l'infelice amore per chi ama. A nessun prezzo egli lo scambierebbe con uno stato di indifferenza. Anzi, forse anche noi siamo amanti infelici. E noi la conoscenza si è mutata nella passione che non teme nessun sacrificio e in fondo di nulla paura se non del suo proprio estinguersi. Vi sono molti altri aforismi d'Aurora in cui questo tema dell'autodistruzione dell'umanità sono ancora più forti. Nell'aforisma 45, ad esempio, si prospetta addirittura una lega galattica con altri pianeti su cui ci sarebbero esseri dotati della conoscenza, esseri dotati di intelligenza, al fine di produrre la più grande conoscenza possibile, un'impresa che poi finirebbe in tragedia. Al di là di questo, si può dire che sia una... vi siano appunto due lati di questa concezione della passione della conoscenza. Uno è un lato positivo di stampo illuminista, per cui Nietzsche rivaluta moltissimo in questo periodo la necessità anche morale, parla molto della virtù dell'onestà, ad esempio, di analizzare le cose, svelare le illusioni anche appunto anche contro se stessi e la propria istinto alla felicità, come si dice all'inizio di questo passo. Dall'altro lato c'è la percezione di come la verità di per sé non sia sufficiente. Per questo nel concetto della passione della conoscenza bisogna porre l'accento più sulla passione quasi che sulla conoscenza. Questa passione però risulta per natura irrazionale. E questa irrazionalità Nietzsche in questo periodo sembra proiettarla su un orizzonte tragico, e in questo Don Giovanni della conoscenza è una figura che funziona benissimo. Poi se pensiamo a Nietzsche maturo, ad esempio allo Zarathustra, con lo sviluppo di concezioni come quella dell'eterno ritorno di Uguale, appunto lo suo sviluppo di questa sua idea molto forte, dell'amor fati, e con lo sviluppo anche di un'idea più forte della volontà di verità come volontà della potenza, Nietzsche cercherà di uscire da questa impasse, ma in questo momento questa tensione è molto forte. Qui, tra l'altro, nella descrizione di questa impresa della conoscenza come se fosse simile a quella di un amante infelice, vi è un altro riferimento a Stendhal, in cui, visto che Stendhal lo dava a Werther anche nella misura in cui un amore infelice sarebbe positivo per un vero sviluppo delle capacità umane, soprattutto in chiave artistica. Anche qui la ripresa di Nietzsche è assolutamente risemantizzata, ma il modello rimane molto presente. Quindi quello che è stato già suggerito e che credo anch'io effettivamente si possa proporre è di vedere in questo Don Giovanni di Nietzsche la figura di un Faust in positivo, non solo per via della presenza dell'aspetto della conoscenza, ma anche per tutta una serie di motivi impliciti nell'opera di Nietzsche. In generale, in sintesi, Goethe, nonostante le molteplici metamorfosi che vive attraverso l'opera nietzschiana, è per Nietzsche una figura che tende a diventare sempre più positiva e a raffigurare l'ideale anche di un intellettuale europeo e non solo tedesco. Faust, invece, lodato in quegli stessi anni come ad esempio il più tedesco dei drammi tedeschi da Wagner, è costantemente considerato da Nietzsche come un'opera deteriore. Sono molto noti i passi della nascita della tragedia, in cui Fausto è descritto come il prototipo dell'uomo moderno, dell'uomo teoretico, l'ultima degenerazione dello spirito socratico, la personificazione di uno spirito alessandrino che non può che condurre l'uomo all'autodistruzione. E molto nota è anche la descrizione in Umano troppo umano del Faust di Goethe come il dramma di uno studioso, di un esperto delle quattro facoltà che ha bisogno dell'aiuto di Mefistofele per riuscire a sedurre una cucitrice. Quello che ci interessa però è l'esplicito collegamento del tema della conoscenza in alcuni passi più o meno coevi a quelli d'Aurora, soprattutto il primo, in cui
la rivalutazione di Don Giovanni si accompagna a una svalutazione chiarissima di Fausto. Leggiamo infatti: per l'illuminismo morale si deve togliere i tedeschi, il loro Mefistofele e per giunta anche il loro Faust. Sono due pregiudizi morali contro il valore della conoscenza. Nel secondo passo scrive: come apparirà Goethe in futuro, quanto insicuro, quanto ondeggiante è il suo Faust, che problema causale caduco, poco necessario e poco duraturo. Una degenerazione dell'uomo della conoscenza, un malato e niente di più. Non è per nulla la tragedia stessa del conoscere e neanche quella dello spirito libero. Quindi nel Don Giovanni di Nietzsche possiamo dire che si ritrovano dei tratti faustiani, è un Don Giovanni in un certo modo faustizzato, ma per contrastare la figura di un Faust che Nietzsche non poteva assolutamente apprezzare. Vi è però un'altra ripresa, molto più indiretta ma non meno interessante, di Don Giovanni e Nietzsche. Qui vediamo un manoscritto nicciano a metà sulla parte destra, con una destra, leggiamo il titolo Juanita. Si tratta di uno degli idilli di Messina che riceverà in seguito una versione a stampa, un altro titolo, ovvero il titolo di La piccola strega. Si tratta di una composizione scherzosa in cui una giovincella dichiara di avere rapporti amorosi con dei monaci e oltre alla critica ecclesiale è chiaro il riferimento alla tradizione di Don Giovanni. Quindi il fatto che in questo spunto, in questo abbozzo preparatorio, il titolo fosse Juanita è interessante nella misura in cui si può vedere in questa figura una versione femminile di Don Giovanni, una metamorfosi anche di genere, fortemente critica, anche se in maniera in questo caso meno teoreticamente elaborata e più poetica, più implicitamente significativa, della figura appunto di Don Giovanni. Ora ho riassunto il contenuto di questa poesia, che è molto interessante da leggere, ma il punto essenziale è appunto questo. Tra l'altro il cambio di nome è dovuto al fatto che chiamandola La piccola strega, Nietzsche ha potuto in realtà riattualizzare tutta un'altra serie di elementi come quelli della tradizione della stregoneria che gli permettevano un'altrettanto efficace critica alla tradizione cristiana. Un'ipotesi però è che questo titolo in realtà torni a riferirsi a Don Giovanni, perché questa poesia sarà ripresa in appendice alla Gaia Scienza, dove quasi tutti gli idilli di Messina sono ripresi e rifunzionalizzati, e in questo caso il titolo sarà Di Fromme Beppa, cioè la devota Beppa, e non casualmente Beppo è il titolo, cioè Giuseppe, è il titolo di un dramma fortemente Don Giovannesco di Byron. Quindi se si accetta questa interpretazione, Don Giovanni rimarrebbe molto fedele a questo tratto Don Giovannesco di questa sua rivoluzionaria, per così dire, o molto attuale eroina. Non è però un caso che questo avvenga negli idilli di Messina. Questo è un passo di una lettera spedita da Nietzsche al suo amico Köselitz, in cui possiamo avere un certo gusto di quanto anche i riferimenti musicali dell'epoca di Messina, ma anche di Aurora e della Gaia Scienza, fossero importanti per la definizione dell'introduzione complessiva di queste figure di Nietzsche. In questo passo Nietzsche si riferisce a una sua analisi, una composizione del suo amico, e scrive: il suo recitativo è pieno di musica, né scarno né ridondante. Mi colpisce in generale una certa avversione tutta italiana all'ubriacatura dei sensi tedesca. Alla fine sarei portato a pensare che questa sia musica italiana per tedeschi, addirittura per appassionati di Wagner. Tra parentesi, ascoltando la sua musica è venuta anche a me una certa volta di sentimentalismo all'italiana. A Messina
dove ho respirato l'aria di Bellini, Catania e la sua città natale, ho capito che senza quelle 3-4 lacrime non si sopporta a lungo l'allegria. I midilli di Messina sono composti secondo questa ricetta. Quindi negli idilli di Messina si trova una composizione di chiara ispirazione donna giovanesca, la cui ispirazione musicale, o vogliamo dire ritmico-poetica, ha come riferimento culturale un certo tipo di musica come quello di Bellini, che porta lontanissimi però dall'area tedesca. Si tratta di qualcosa di simile a quanto abbiamo visto prima, in cui in Aurora c'è una ripresa di Don Giovanni, mediato però contro la cultura tedesca da una serie di riferimenti intellettuali e culturali francesi, e qui allo stesso modo la ripresa di temi anche tradizionalmente appartenenti alla tradizione tedesca viene contrastata o messa, fatta reagire con una tradizione, in questo caso musicale, quella di Bellini, in cui Nietzsche si riconosceva di più. Quindi se in questa Juanita si deve vedere, come però è abbastanza evidente dal nome, una ulteriore metamorfosi di Don Giovanni, è una metamorfosi belliniana e non di certo mozartiana. Un altro riferimento importante dell'epoca, di quest'epoca per Nietzsche, è Bizet e la Carmen. Questa è una notazione marginale che Nietzsche scrisse su una partitura della Carmen di Bizet da lui comprata a Genova dopo che restò entusiasta dalla prima rappresentazione a cui poté assistere. E qui Nietzsche scrive: il tema di Carmen è un epigramma alla passione, la cosa migliore che sia stata scritta da Sur l'amour di Stendhal. Quindi qui davvero un cortocircuito in cui i riferimenti culturali di Nietzsche del periodo, che lo hanno portato ad interpretare anche la figura di Don Giovanni in un certo modo, emergono chiaramente. Ah, visto che non credo di avere ancora molto tempo, veniamo all'ultimo passaggio, piuttosto tardo, in cui Nietzsche parla di Don Giovanni, che si trova in un appunto postumo dell'87. Si tratta ancora una volta di un'aspra critica contro la morale cristiana, e in particolare rispetto all'idea che il valore di un uomo possa essere misurato con gli strumenti della morale. Leggo questo passo, che è molto denso e molto interessante. Qui l'idea dell'uguale valore degli uomini di fronte a Dio nuoce straordinariamente. Si vietano azioni e sentimenti che in sé appartengono alle prerogative dei forti, come se fossero in sé indegni dell'uomo. Si crea una cattiva reputazione per tutte le tendenze dei forti, enunciando come norma di valore i mezzi di protezione più deboli anche con se stessi. La confusione giunge al punto che si bollano con i nomi più ingiuriosi proprio i grandi virtuosi della vita, la cui sovranità costituisce il più forte contrasto con il vizio e la sfrenatezza. Ancora oggi si crede di dover approvare un Cesare Borgia, questo fa semplicemente ridere. La Chiesa ha bandito imperatori tedeschi a causa dei loro vizi, come se fosse lecito un monaco un prete discutere di ciò che può pretendere da sé un Federico II. Un Don Giovanni viene spedito all'inferno. Cioè, molto ingenuo, si è osservato che in cielo mancano tutti gli uomini interessanti, se si pensa con un po' di coerenza e inoltre con un'intelligenza approfondita a ciò che è un grande uomo, non resta più nessun dubbio sul fatto che la Chiesa spedirà all'inferno tutti i grandi uomini e salotto contro ogni grandezza dell'uomo. Ora, al di là del tema del tono molto polemico del passo, è interessante vedere come vi sia una costanza tra il primo passo, in cui Nietzsche parlava di Don Giovanni, e l'ultimo, molti anni dopo, e questa costanza consiste nel fatto che, da un lato, il Don Giovanni della tradizione, appunto, soprattutto mozartiana, chiamiamola mozartiana, comunque tedesca, viene visto come l'interprete, volontariamente o meno, di una tradizione culturale fortemente impregnata dalla tradizione cristiana, e dall'altro lato torna il tema di Don Giovanni all'inferno. Qui
è un tema esplicitamente tematizzato, e leggendo questo passo non si può pensare che per Nietzsche invece Don Giovanni vi era andato da solo e per un istinto e necessità di conoscenza, non perché condannato a ciò da qualcun altro. Ho quindi cercato di seguire questo percorso sul Don Giovanni di Nietzsche, come spesso accade in questo tipo di analisi, e soprattutto quando si cercano di tenere sotto lo sguardo vari aspetti, vari periodi del pensiero di Nietzsche, non è facile riprodurre un'immagine univoca di quello che Nietzsche pensava di una certa figura. Tuttavia è chiaro non solo come vi siano dei chiari obiettivi polemici, ma come il Don Giovanni in generale per Nietzsche non sia solo quello della tradizione di Mozart, come siano importantissimi non solo una serie di riferimenti filosofico anche letterari, come possono essere Stendhal e Mérimée, ma anche musicali, appunto, anche se più mediati, come appunto abbiamo visto Bizet e Bellini, e dall'altro lato come Nietzsche, nonostante poi nell'opera tarda non torni più a produrre un'interpretazione personale della figura di Don Giovanni, a un certo punto della sua carriera intellettuale si riconosca profondamente in questo personaggio, rivalutato, riformato, trasformato secondo tratti anche faustiani, ma comunque fuso in una nuova forma che rispecchia molto bene alcune tendenze di Nietzsche e potremmo anche dire della cultura dell'Ottocento, visto che si tratta di elementi che condizioneranno la ricezione di Don Giovanni anche in seguito, ma di questo parleranno altri. Grazie mille per l'attenzione. Bravo, bravo Massimo. Allora, grazie. Grazie mille per questa interessantissima. Ogni volta questa interessantissima relazione del dottor Bergamo, perché insomma ci ha messo sotto gli occhi una quantità di spunti di riflessione di interesse notevole, per cui io immagino subito aprirei il dibattito per vedere se ci sono delle domande e se qualcuno vuole intervenire. Vedo io forse farei una domanda. Prego Cora. Se posso, spero di non aver perso nulla, perché a un certo punto mi è andato via l'audio, ma su questa ultima citazione volevo fare intanto tantissimi complimenti e ringraziare per la relazione davvero bellissima, e chiedere se quest'ultima citazione ha ipotizzato una ricezione del filone, diciamo, tedesco del tema del sogno di Machiavelli, connesso al Don Giovanni. In questo caso mi sembra molto, molto interessante. Sì, grazie mille per questa domanda. È difficile rispondere perché appunto riusciamo a ricostruire molto bene i riferimenti intellettuali di Nietzsche in questo caso, perché si tratta davvero di una serie di appunti, questi appunti dell'87 in cui Nietzsche torna sempre sugli stessi temi. Il problema è che molto spesso possiamo formulare delle ipotesi sui riferimenti culturali intellettuali di Nietzsche, che però poi non trovano riscontro nelle sue stesse opere, e visto che si tratta comunque di appunti personali, spesso è difficile anche, nel senso, è sempre una questione di preferire il verosimile e quello che è più attestato a quello che invece rimane più speculativo. Quindi non mi risulta che sia un'associazione di questo aspetto anche riconducibile a Machiavelli e Nietzsche. Questo non esclude più la possibilità di pensare che una tale connessione fosse attiva mentre scriveva questo, però quanto alle fonti principali, riferimenti culturali immediati e anche
dimostrabili del Don Giovanni di Nietzsche, diciamo che quelli che ho cercato, quelli di cui ho parlato sono i più immediati. Poi naturalmente questo non esclude ulteriori riflessioni, questa è una possibilità molto interessante. Certo, la prossimità di Cesare Borgia mi pare testimoniare. Scusate, credo che ci sia un problema al microfono e non si sente niente, al microfono quello online. Scusate, colpa mia, non ho riacceso. No, mi perdonate, non sono abituato. No, ma per me è lui, non io. Cioè... No, no, ha risposto. La risposta di Max si è sentita. Sì, la risposta di Max alla domanda di Cora, sì, ma non si è sentita la domanda di Lettieri. Sì, non è una domanda. A me pare difficile che non ci sia un'influenza... Machiavelli. Il sogno di Machiavelli, proprio perché in prossimità riferimento a Cesare Borgia, che è matematicamente machiavelliano, quindi sarebbe davvero un caso strano, no? Riferimento machiavelliano e subito dopo riferimento al tema del sogno di Machiavelli, che è proprio tale e quale. Uno potrebbe dire basterebbe la mandragora al limite, no? Il passo di Callimaco che ho, Sirilogo di Callimaco che ho citato, però è così chiaro lì il riferimento della noia nelle testimonianze del sogno, della noia del paradiso cristiano, che mi sembra probabile che ci sia proprio riferimento al sogno. Comunque mi sembra del tutto machiavelliano anche il secondo. Non credo abbia letto Bandello, però, ma inizio. Io apro qui e chiudo lì. E, bene, chiedo sempre se ci sono altre domande. Allora, io posso un attimo, mi sentite? Allora, intanto faccio i complimenti al mio pare, ex studente, insomma, mi fa piacere trovarlo così bravo, preparato, con questa apertura, insomma, tanti problemi. Ecco, io un po' riprendo la mia polemica sul fatto che sia... che Don Giovanni sia anche tragico, è semplicemente basato sul fatto che non si deve interpretare l'etichetta dramma giocoso come indicazione di misto di tragico e comico. In realtà poi, anche ascoltando proprio adesso questa bella relazione, per non dire quella precedente, sono felicissima di essere stata invitata a questo seminario, ecco, mi pare insomma che alla fine poveri Don Mozart e Da Ponte abbiano degli elementi invece pre-nicciani, perché quello che dicevo, insomma, non vedo tanto nel Don Giovanni l'elemento tragico, almeno non nel senso tecnico musicale, è più questo senso di sinistro, di minaccioso e peraltro di grande profondità, ecco, e questo il richiamo che facevo alla poesia di Nietzsche che Mahler intona nella sua terza sinfonia, no? Questo memento mori, o Mensch, gib acht, se vi ricordate, no? Uomo, fai attenzione, con questo tief ripetuto. Ecco, mi pare che poi Don Giovanni sia di fronte al commendatore, sia di fronte ad altri personaggi, dimostri una profondità che questo sì dipende da Mozart e da Ponte, soprattutto Mozart nelle sue lettere, nella sua biografia, nonostante questa vitalità esuberante di tutti e due, anche se Da Ponte era un po' più vecchio, ma insomma vitalissimi erano tutti e due, hanno momenti di una tristezza, di una riflessione appunto così negativa. Io penso da una parte a quella lettera splendida in italiano che Mozart scrive al padre quando muore la madre a Parigi nel 78 e finge invece che sia ancora malata. E poi a certi momenti che credo dipendano anche dalla cultura ebraica di Da Ponte, insomma, c'è un elemento di tristezza profonda
che accomuna i due personaggi. Ecco, quindi credo che, nonostante le parole all'inizio, comunque bellissime veramente le due relazioni, forse non servono i miei complimenti, se li aspettano sanno benissimo tutti e due che li meritano, ma mi hanno fatto pensare a questo. Mettiamoci dal punto di vista di da Ponte di Mozart verso questo futuribile Nietzsche, eccetera. In realtà c'hanno dei momenti di modernità che forse lo stesso Nietzsche non riusciva a capire. Un'osservazione che avrei fatto ad inizio al professor Lettieri è che alla fine sia Don Giovanni che Faust siano veramente prodotti di contaminazioni da cui non ci si sbroglia. Seguendo questi risultati della figura di Faust, almeno quelli letterari più famosi, quello di Goethe e quello di Mozart, se vogliamo andare alle origini ci si perde completamente, perché i rivoli da cui poi, semmai possiamo dire questo, come accennavo anche per il Don Giovanni di Mozart, una capacità di sintesi. Nel caso dell'opera poi non dimentichiamo che ci sono le costruzioni del genere. Lì Mozart e Del Ponte sono stati bravissimi a ridurre i numeri dei personaggi, per esempio, non si pensa, per così dire, razionalizzato, oltre che reso più teatrale. E poi appunto teatro e musica, quindi con ulteriori limitazioni. Allora pensare che in uno spazio, in un tempo così ridotto, siano riusciti a fare questo personaggio, per me è un grandissimo personaggio, il Don Giovanni di Mozart e Da Ponte. Ecco, questo volevo dire. Oh, grazie mille, ma io sono anche perfettamente d'accordo su questa... da questo punto di vista, nel senso, se noi dovessimo leggere, fare un confronto tra il Don Giovanni e Nietzsche, vi sarebbero moltissimi elementi di prefigurazione, per così dire. La cosa curiosa è che quando guardiamo ai riferimenti di Nietzsche stesso, ci si può chiedere perché Nietzsche non ha preferito riferirsi a questi aspetti, piuttosto che circumnavigarli e riferirsi a Mérimée o a Stendhal e così via. La risposta è una risposta molto interna allo stesso Nietzsche come autore, ossia che alcune necessità e alcune urgenze di carattere ideologico-culturale lo portavano molto spesso a preferire come fonti alcune rispetto ad altre, nonostante contenutisticamente alcuni testi siano chiaramente più vicini a lui di quelli che poi sceglie di utilizzare. In questo caso, invece di riferirsi direttamente a alcuni aspetti del Don Giovanni, avrebbe potuto lodare la figura di Don Giovanni nel suo rapporto con il Commendatore, ad esempio. Ad esempio, invece di fare questo, rielabora personalmente questa scena attraverso una serie di riferimenti culturali più lontani, ma a lui più vicini per tutta una serie di altre ragioni. Quindi, se si volesse ricostruire una genealogia, di sicuro si farebbe prima, per così dire, a riferirsi direttamente a Don Giovanni. Se invece si riflette dal punto di vista di Nietzsche, certo, vi sono tutta una serie di deviazioni curiose di cui però bisogna tenere conto. Tra l'altro, questo riferimento di Nietzsche alla tradizione francese o anche a Stendhal non è solo interessante di per sé, ma anche in quanto attraverso questi autori Nietzsche si ricollega fondamentalmente non solo all'illuminismo, ma anche alla fine alla tradizione del libertinage érudit del XVII secolo, da cui alla fine trae anche una linfa molto importante Don Giovanni, solo che non lo fa direttamente riferendosi a Da Ponte e a Mozart, ma attraverso questa mediazione. Mi vedo a pensare a Goethe che diceva peste corna dei leader di Schubert, ma credo che un'interpretazione come Gretchen Spirade di Schubert sia veramente difficile eguagliarla, insomma. Ma grazie, comunque, complimenti. Facile di scoprire uno studioso così immaturo e così. Grazie mille. Io, se non ci sono interventi, vorrei fare anch'io due
tue suggestioni, insomma, da porti su questo tema. La prima è questa, cioè se a mio avviso sia il giudizio critico sul Faust, sia la variazione sul Don Giovanni, testimoniano in qualche modo il tentativo di liberarsi di questi miti, o più che di liberarsi, di portarne a termine l'evoluzione, cancellandone la matrice che li ha prodotti. Cioè che alla fine il problema ritorni a essere quello della relazione precedente, il professor Becchieri, cioè del cristianesimo, cioè del fatto che in entrambi latentemente, sia come polo d'opposizione o come dubbio interno, rimanga sempre la questione della morale cristiana, o in generale la prospettiva teologica cristiana in senso più radicale. E l'altra questione è questa, cioè se comunque Don Giovanni, Nietzsche, non preferisca Don Giovanni a Faust, proprio per il fatto che Don Giovanni, quel fermati attimo che Faust non riesce a pronunciare, in realtà lo pronuncia continuamente e costantemente, quindi bisogna faustizzare Don Giovanni, iniettando il principio del godimento di Don Giovanni dentro la conoscenza, liberandosi invece dell'insoddisfazione di Faust, che è un principio della progressione all'infinito che non piace a Nietzsche. Mi piace questo tempo. È molto interessante, sono d'accordo, giusto, sia per il primo aspetto, nel senso che per quanto riguarda Faust, il fatto che Nietzsche critichi la matrice cristiana attraverso lui è evidente, nel senso che già dalla nascita della tragedia in Faust vede l'ultima fase di una degenerazione della conoscenza che certo inizia già nella Grecia classica, ma che è comunque particolarmente acuita da un certo modo di intendere il rapporto alla conoscenza e che lui riconduce al cristianesimo, soprattutto all'ideale cristiano della vita contemplativa contro cui si scaglia e che lo porta addirittura a rivalutare Lutero in questo senso, almeno nella misura in cui secondo Nietzsche Lutero sarebbe stato incapace di vita contemplativa. In Don Giovanni è come se Nietzsche in realtà criticasse anche il rovesciamento di questa matrice, perché se c'è un aspetto di Don Giovanni che Nietzsche non recepisce è il fatto che Don Giovanni sia alla continua ricerca della soddisfazione personale e della propria felicità. Questo tema della felicità in questo periodo di Nietzsche, poi sarà rivalutato, è un tema abbastanza tabù, nel senso che Nietzsche dice chiaramente che è un valore perseguire la conoscenza, ma non per la propria felicità personale, ma in quanto impresa anche titanica e votata al disastro. Quindi, nonostante vi sia una ripresa positiva di Don Giovanni, l'aspetto che poi è anche in Don Giovanni critico di una matrice cristiana viene ripreso in questo modo. Molto interessante è l'aspetto temporale, perché in tutta una serie di ricezioni ha grandissima importanza questo approccio diverso al tempo di Faust e Don Giovanni, che si intreccia anche con la possibilità o meno di rendere in musica queste due figure, e forse non è un caso che le grandi opere come il Faust di Gounod mostrino un Faust molto, diciamo, Don Giovannizzato, con che anche lo stesso Don Giovanni di Mozart. E questo aspetto del tempo è importantissimo, è evidente anche credo nel passo di Aurora che ho letto, in cui questo fatto di passare da una conoscenza all'altra non è assolutamente un indizio di incostanza, ma è l'indizio della costanza di una passione che non è un amore illusorio, ma è qualcosa che un'adesione continua, anche scettica, anche consapevole della necessità di andare avanti, quindi qualcosa in cui l'atto di ricercare è più importante del proprio oggetto, e appunto in cui l'adesione al momento, anche l'adesione emotiva al momento, è qualcosa di molto importante, anche se forse non ancora così ben determinato come sarà quando il tema dell'eterno ritorno diventerà più importante. Ma grazie mille. C'è una domanda da Isabella.
Grazie veramente per questa preziosissima e interessantissima relazione che ha aperto diversi mondi e io personalmente volevo soltanto avanzare una suggestione perché il discorso Byron che era stato toccato anche con riferimento alla formazione del Don Giovanni della conoscenza mi sembra invece una questione che potrebbe essere centrale aggiungendo il tassello Leopardi, nel senso che è stato dimostrato da Mario Verducci che è diciamo un passo soprattutto del Don Giovanni in cui Don Giovanni si insomma, propone il riso proprio in opposizione alla conoscenza una volta che si è conosciuto il mondo piuttosto che piangere e ridere, è proprio ripreso in tanti tante opere di Leopardi in cui si echeggiavano fortemente i testi byroniani, così come per esempio nella Ginestra, e quindi mi sembra che forse c'è cioè, questa riflessione sulla felicità e su quella citazione anche che avevi riportato tu della Nuova Passio e anche nell'elaborazione di una Gaia Scienza, allora forse nel grande intreccio di tutte queste rivisitazioni del Don Giovanni forse non sottolineerei questo tipo. Sì, il rizzo di Zarathustra è agostiniano, c'è un bel articolo di nasce ridendo, no? Zarathustra dipende da un passo di Città dei Dei. Grazie, sì, no, sono d'accordo, questo sarebbe un altro tassello da aggiungere. Sì, sono passi molto densi, i riferimenti culturali di Nietzsche sono moltissimi, quelli su cui mi sono concentrato sono i più evidenti, però si può aggiungere questo e tra l'altro il Don Giovanni di Byron è presente in Nietzsche non solo come interesse generale, ma c'è tutta una serie di passi di varie opere in cui lui poi riprende proprio dei passi, vari temi, anche soprattutto quelli più satirici, quindi legati al riso, quindi sì, questa è un'ipotesi assolutamente che si può aggiungere nel quadro complessivo di questa interpretazione. Grazie. Posso aggiungere una cosa proprio rapidissima? Chiedo proprio... No, perché mi sembrava... Non è una polemica, c'è cioè un tentativo di comprensione, no? Cioè, vorrei tornare sull'aspetto tragico del Don Giovanni. Cioè, tecnicamente, ora, al di là delle forme teatrali, però la storia di Don Giovanni è una storia tragica in questo senso, nel senso che, il protagonista è destinato all'annientamento, al misconoscimento. Allora, il carattere tragico e si oppone alla totalità, parlo di quello di Mozart, alla totalità degli altri personaggi, dal commendatore fino al leporello che tutti lodano, in fin dei conti, il lieto fine paradossale dell'eliminazione di Don Giovanni. Quindi dal punto di vista dell'eroe protagonista della commedia vi è una mancata riconciliazione, cioè vi è una rottura radicale con la struttura complessiva, no? Quindi un'espulsione dell'eroe. Allora, perché dico questo? Ora non ho certo la sensibilità e la competenza teatrale della professoressa Guldin, però per dire che un elemento sia del Don Giovanni che del Faust, poi certo variato a seconda delle conclusioni, è l'indicazione del contrasto tra la forza irresistibilmente seduttiva del personaggio, voi sapete quel che fa sostanzialmente, no? E tutti godono nella sua... c'è la famosa tesi romantica che Donna Anna in realtà lo insegue non per punirlo ma perché è invaghita e conquistata dal turbine erotico di Don Giovanni. Allora, quell'elemento trascinante che accende tutti i personaggi, che si contamina il leporello mimetico, no? Che poi prende il posto di Don Giovanni nella serenata, entra in conflitto con appunto il sistema dominante, che rimane ancora un sistema cristiano. Allora io direi che da questo punto di vista è tragica proprio la struttura dell'eroe che da solo precipita e va all'inferno e rifiuta la conciliazione. Pentiti no. No? Quindi il rifiuto del pentimento è il rifiuto di un atto di conciliazione. Quindi se è vero che tecnicamente è un dramma giocoso, la struttura è tragica proprio perché identifica e rivela una inconciliabilità strutturale tra l'eroe protagonista e il sistema di valori dominante che alla fine viene sostanzialmente ricostituito.
Quindi è giocoso per chi rimane, non per il protagonista che affonda. E certo che dramma vuol dire rappresentazione teatrale. Lo stesso, a mio avviso, si potrebbe pensare in riferimento al Faust e in qualche modo alla paradossale fine posticcia, chiamiamola così. Cioè, lo spirito del Faust di Goethe intendo, lo spirito del Faust è lo spirito della inquietudine e dell'impossibilità della conciliazione, seppure la struttura cristiana rimane come il suo punto di riferimento, insomma, negativo. E allora, sono d'accordo con l'intervento prima di Ludovico, cioè, in fin dei conti, a me pare che in Nietzsche emerga questo, cioè, sono due figure che pur nella loro titanica testimonianza di una novità radicale di affermazione contro il sistema, ancora non sono in grado di liberarsene completamente. L'una, cioè, alla fine viene soppressa e perde, l'altra perde in maniera ancora più rovinosa, cioè, in fondo, è ambigua, si converte, no? Cioè, accetta il perdono. Comunque, insomma, sono cose di cui potremmo parlare per una vita, e non basterebbe. Esatto, non so se Max vuole aggiungere qualche cosa. Sono d'accordo, a questo aggiungerei solo che soprattutto da questo periodo del pensiero di Nietzsche in poi è costitutivamente impossibile anche riferirsi a un mito, nel senso, anche laddove sembra esserci un'adesione a qualche mito, di qualunque tradizione poetico-letteraria si tratti, è sempre stravolto, è sempre sradicato, è sempre risemantizzato, basta passare a Zarathustra, insomma, che deriva da una certa cultura, poi è trasformato in qualcosa di altro. Nel caso di Don Giovanni Faust, questo ovviamente però è particolarmente importante nella misura in cui entrambi portano su sé un fardello storico e tradizionale molto rilevante. Però ti volevo dire, proprio per confermare quella che è la tua linea interpretativa, scusate perché le cose sono interessantissime, cioè pensare all'Anticristo, no, di Nietzsche, cioè, dove Cesare Borgia ha un ruolo assolutamente decisivo nel cuore dell'Anticristo nicciano, cioè, in fin dei conti conferma quella che è la tua linea interpretativa, cioè, in fin dei conti noi potremmo dire che l'ultimo mito che resiste è quello di Cristo e dell'Anticristo, no? Per cui quel Borgia Don Giovanni ritorna nell'ultima opera, poi praticamente, insomma, pubblicata da Offerbeck con Nietzsche già pazzo, insomma, con Ecce Homo. Non a caso, appunto, l'Anticristo è l'Ecce Homo, no? Quindi forse l'ultimo mito che resiste è quello di una impossibilità di liberarsi, c'è un frammento bellissimo, non riuscire a farla mai finita con il cristianesimo, no? Cioè non riuscire ad eliminarlo fino in fondo, malgrado tutta la filosofia di Nietzsche sia un odio implacabile. Vabbè. No, questo è assolutamente molto interessante come ultimo passo. Tra l'altro è un peccato che poi Nietzsche non abbia concretizzato questo appunto, però sappiamo che i suoi appunti molto spesso vengono semplicemente ripresi in vari punti, in varie opere, a varie altezze temporali. Poi le opere della maturità hanno anche una loro storia particolare, quindi si tratta senz'altro di un frammento che si potrebbe anche riposizionare in quel contesto, e quindi da questo punto di vista assolutamente l'ultimo senso vedere Dioniso il crocifisso, certo, è interessante, esatto, no? Come esatto, ha senso, circuito. Accostarlo a quest'ultima fase, anche se si tratta di un appunto, ma gli appunti di Nietzsche non sono mai solo certo. Appunti. E tra l'altro, solo questo, c'era il primo frammento, se non sbaglio, tra i primi frammenti che hai citato, riferimento all'ultima cena, che anche lì aveva un'eco cristiana e anticristica, in questo senso. Quindi, infatti, scusate, io non leggo il nome di chi scrive, leggo solo Vilma, quindi non, diciamo, Vilma scrive, insomma, il mito anticristico rinnovato, e io penso potrebbe essere la perfetta chiusura di questa discussione, che si è protratta fino al termine, penso, estremo, le 7:30.
Quindi ringrazio tutti quanti di aver partecipato, i relatori innanzitutto e tutti coloro che insomma, hanno fatto domande e hanno assistito sia online che qui in presenza, e do appuntamento domani alle 3:30, 15:30. Quindi grazie e arrivederci. Grazie. Ecco, l'altra organizzatrice è apparsa, ma dovevamo salutarla. Non l'hai citata? No, l'ho citata all'inizio. Ciao Ludovico. In Brasile, so. Sì. Grazie. Arrivederci.